Funziona? Sì, funziona, fantastico. Allora, cominciamo questa mattinata dedicata alla ristorazione collettiva a scuola, in particolare dunque alle mense, e mattinata non poteva capitare più a fagiolo in questo periodo, perché come sappiamo tutti, Vecchione qui in sala se lo ricorda molto bene, di recente una sentenza della Corte d'Appello di Torino ha sostanzialmente decretato il diritto a quello che è stato definito il panino libero. Ma noi in realtà non vogliamo parlare solo di questo, perché pensavamo che questa mattinata potesse essere l'occasione anche per fare un po' il punto su come la ristorazione collettiva a scuola, che continua ad avere un ruolo molto importante, forse sempre più importante in una società che evolve, in una società che manifesta nuove povertà. Dati di qualche giorno fa parlavano di un numero crescente di bambini che a scuola ha l'unico pasto al giorno, o almeno l'unico pasto decente al giorno. Quindi insomma il ruolo della mensa davvero è importante. Momento di grande cambiamento, approfittiamone per migliorare anche dunque la qualità. Al di là del pasto da casa, non pasto da casa, delle polemiche che stanno infuriando in questo periodo, vediamo come poter migliorare questa mensa scolastica. Comincerei proprio con il padrone di casa, dunque, che di qualità se ne intende, perché insomma in Italia come far arrivare anche questi buoni prodotti del nostro paese? Ce ne sono tanti, eppure arrivano forse troppo poco sulle tavole delle nostre mense scolastiche? Beh, intanto grazie anche per avermi dato la parola per primo, perché come Vice Ministro Olivero sa, la senatrice Pignedoli sta tenendo un convegno al Senato e ha piacere che io passi di lì, per cui fra poco mi assenterò. Però mi fa molto piacere intanto che questa giornata si tenga qui presso la Confederazione Italiana degli Agricoltori, che sono coinvolti e vorrebbero esserlo molto di più in questo sistema di approvvigionamento delle mense, direi delle mense pubbliche in generale e in particolare di quelle che attengono alle scuole. Adesso devo fare una confessione. Io sono stato per 10 anni vicepresidente di una cooperativa che faceva mense scolastiche, quindi accanto ad una cooperativa sociale, insomma in un gruppo di cooperative, e quindi conosco anche dalla parte degli operatori questo settore. E devo dire che le criticità sono legate prima di tutto all'approccio che l'amministrazione pubblica ha rispetto alla mensa. Cioè la mensa nelle scuole diventa un elemento che fa parte dell'economia complessiva dell'istituto scolastico o dell'amministrazione comunale quando c'è la scuola elementare e quando c'è la necessità di integrare il costo del pasto. E allora, entrando nell'economia generale, sconta tutti quei meccanismi di stabilità e perequazioni varie, per cui diventa come l'acquisto del gasolio, come l'acquisto dei mezzi per la pulizia della scuola, la mensa è trattata, adesso estremizzo, no, ma con gli stessi strumenti. E questo diventa drammatico, perché anche l'appaltatore che vuol far bene si trova di fronte ad una situazione che recepisce poco l'offerta, la proposta migliorativa, l'elemento diciamo che distingue un alimento, la componente di un alimento dall'altro. No? Allora noi, quando io ero vicepresidente di questa cooperativa, abbiamo provato tante volte a forzare gli appalti dicendo: non stiamo a cercare la certificazione biologica, che è utile, no? Ma a volte è difficile da trovare, troppo costoso, non sta nel sistema.
cominciamo a individuare i fornitori nel raggio più breve, più corto possibile da dove noi facciamo la mensa, quindi la macelleria del paese, no? In modo che il gruppo dei genitori che poi si costituisce per controllare la mensa abbia una relazione diretta con i fornitori. Si può fare nei paesi, io vengo da un'area rurale del Piemonte, ma si può fare anche nei quartieri cittadini, perché non è così difficile. È un po' più complicato, ma guardate che alla fine non lo è poi così tanto, no? E banalmente questa cosa alla fine abbiamo scoperto che non costava nemmeno di più in termini finanziari, costava un po' di più in termini di impegno e soprattutto in termini di impegno per i burocrati, per chi doveva scrivere l'appalto, per fare in modo che questo appalto fosse regolare, trasparente, che rispettasse. Molte volte questo non accadeva e allora alla fine si entrava nel sistema dei grandi fornitori che, come io dico sempre, noi quando un alimento arriva su una mensa, salvo i comportamenti, diciamo, delinquenziali che ci sono sempre e che vanno perseguiti e fermati, quando un alimento arriva su una mensa in un luogo di vendita non fa male, sanitariamente dobbiamo dar per scontato che sia a posto, ma tutte le altre componenti, quella ambientale, quella di spreco energetico, quella e tutte le altre vengono sacrificate per lo 0,5% in meno sul prezzo del pasto. Ecco, questo è quello che accade purtroppo, no? Banalmente, ma purtroppo accade. Allora, qual è il ruolo degli agricoltori nella costruzione di un percorso per delle mense scolastiche più vicine anche ai saperi e con la relazione tra i ragazzi, i bambini e chi produce gli alimenti, che è un fatto anche educativo, formativo, oltre che di salute, no? E noi siamo molto disponibili, però bisogna che si creino le condizioni generali perché questo possa accadere, altrimenti ne parliamo molto, c'è qualche esperimento che dura nemmeno tanti anni perché poi alla fine viene travolto dalla contingenza, dalla necessità di fare economia, di risparmiare, e finisco dicendo, se voi chiedete alle amministrazioni pubbliche, io non so se qui c'è qualche amministratore pubblico, io l'ho fatto ancora un esperimento l'altra settimana col comune di Asti, ho detto ma sti appalti a 3,20 euro a ribasso per pasto, no? Dice no, assolutamente, perché noi diamo più valore al progetto e meno al prezzo, però stranamente vince sempre chi ha il prezzo più basso, perché poi questo progetto alla fine si accomoda al prezzo più basso. Quindi se chiudiamo con questa vicenda e proviamo a entrare in un'ottica che privilegia la salute dei ragazzi, ma anche la loro crescita in termini di capacità di avvicinarsi alla produzione, di conoscere il valore degli alimenti, di uscire dalla logica del mangiare per nutrirsi e basta, ma del mangiare per star bene, per avere una relazione con ciò che produce il cibo, se entriamo in quell'ottica allora noi abbiamo molto da dire. Fino a quando siamo fuori da quell'ottica, siamo nell'ottica dei prezzi, noi siamo abbastanza esclusi da questo percorso. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie del suo intervento. Gaudioso, segretario generale Cittadinanza Attiva, abbiamo già introdotto un paio di elementi, qualità necessaria perché il ruolo della mensa resta importantissimo nonostante alcune famiglie possano decidere ora di rinunciarvi, l'importanza della qualità, l'importanza comunque anche di prezzi che devono essere accettabili. Tra poco Adriana Bizzarri ci presenterà i dati sulle tariffe, però insomma molte famiglie sappiamo che fanno un po' fatica, quindi come può essere ripensata mettendo insieme tutti questi pezzi la mensa? Diciamo, quante ore abbiamo di tempo per poter rispondere? 3 minuti. e soprattutto diciamo, vi invito a seguire poi con attenzione i dati che Adriana Bizzarri, la nostra responsabile,
coordinatrice nazionale della scuola di cittadinanza attiva, mette a disposizione, perché ci sono molti elementi interessanti che ci aiuteranno ad impostare il dibattito. Dino precedentemente, e tu anche nelle cose che dicevi, creavate un collegamento tra il costo per l'amministrazione e la tariffa che poi viene scaricata sulle famiglie, che è un tema sicuramente importante, come quello degli standard che hanno a che fare con un servizio che è quello della ristorazione all'interno delle scuole, che è un servizio fondamentale e che come tale va trattato. È fondamentale non solo per il servizio in sé, ma per tutto il carico di effetti che ha sulla socialità, sulla costruzione di una cultura di comunità, su tutti quelli che sono le operazioni che possono essere fatte anche per la promozione della qualità dei servizi e dei corretti stili di vita nei confronti dei ragazzi. E sottolineo che parliamo di un elemento che ha a che fare con un servizio universale e ripeto, come è stato precedentemente sottolineato, che non ha solo a che fare, perché una visione minimalista sarebbe veramente inaccettabile, con l'erogazione del servizio in quanto tale, ma con tutto quello che a questo è collegato. Aggiungo un altro punto che credo sicuramente sarà dibattuto nel corso della mattinata: bisogna essere molto attenti nel avere un quadro chiaro del rapporto tra diritto individuale e interesse generale, e da questo punto di vista io penso che organizzazioni civiche mature, che pensano non solo ad oggi ma che hanno anche una visione complessiva di quello che è il ruolo che le organizzazioni civiche, che la cittadinanza attiva può avere e deve avere in questo paese sui temi della programmazione, della garanzia dei servizi, della definizione degli standard, del monitoraggio degli standard e della possibilità di intervenire nel merito, garantendo uguali diritti ai bimbi piuttosto che ai bimbi di oggi e ai cittadini di domani in tutto il paese, penso che sia un tema fondamentale su cui organizzazioni come la nostra hanno il dovere non solo di interrogarsi ma anche di agire conseguentemente. E devo dire, per quanto ci riguarda, è molto importante che oggi, nel corso di questa giornata, siano insieme a noi quelli che riteniamo una serie di compagni di strada essenziali, perché poi se vuoi innestare degli elementi di cambiamento lo puoi, lo devi fare solo avendo la possibilità di creare un percorso, tra molte virgolette, di governo di questi processi, coinvolgendo attivamente i soggetti del mondo delle imprese, delle istituzioni, le organizzazioni civiche, piuttosto che i soggetti rappresentanti degli interlocutori che erogano i servizi. Ed è questo un po' diciamo l'obiettivo che si pone la nostra organizzazione, e anche i soggetti, gli amici che nel corso della mattinata si aggiungeranno al dibattito, alla discussione, rappresentano un po' tutti coloro i quali con cui vogliamo fare questo percorso insieme. Io penso che il mondo delle organizzazioni civiche non solo debba porsi il tema dell'interesse generale, a maggior ragione a proposito in questo caso della ristorazione scolastica, ma debba coerentemente poi operare, avendo anche una capacità nei confronti, mi riferisco tanto del Parlamento quanto del Governo, di far discendere quelle che sono una serie di proposte a quelle che concretamente poi l'esercizio, diciamo, l'implementazione di queste proposte, declinando anche cosa vuol dire dal nostro punto di vista partecipazione dei cittadini in questo caso. Noi come organizzazione civica, ci stavo pensando due minuti fa, e su questo poi chiudo dando appunto, passando la parola agli amici che seguiranno, abbiamo ben chiaro, per quanto ci riguarda, cosa vuol dire interesse generale. Vuol dire farsi carico della cura dei beni comuni, avendo una visione non ristretta ma un approccio sistemico, che è lo stesso che ci ha portato e ci sta portando a realizzare tutta una serie di alleanze, di percorsi comuni, ad esempio con gli amici di Slow Food e ActionAid, piuttosto che, visto che siamo qui non più di due settimane fa, abbiamo firmato il protocollo che ha dato vita al Forum Europeo dell'Agricoltura Sociale, perché avere una visione non settoriale vuol dire far sì
di responsabilizzare, al di là di quello che è la percezione, diciamo, della singola categoria, una serie di soggetti che possono e devono avere un ruolo fondamentale, quindi non solo ad esempio i soggetti del mondo agricolo come interlocutori che forniscono prodotti, ma che hanno anche una responsabilità in termini formativi e di valorizzazione di quelle che sono le loro competenze per la comunità, piuttosto che stamattina, nel corso della mattinata, a fine mattinata, firmeremo un accordo, un protocollo tra Cittadinanza Attiva e la Lega delle Cooperative per la promozione delle cooperative di comunità, perché in una serie di contesti territoriali la necessità di dare dei servizi dove lo Stato non riesce più ad arrivare viene risolta, a questa necessità, a questo bisogno si dà risposta mobilitando anche i cittadini che in qualche modo si fanno essi stessi carico anche nell'erogazione laddove è necessario di dare una risposta sull'interesse generale. Perciò, per questo per noi è così importante vederci oggi, discutere oggi, confrontarci oggi su un tema di grandissima attualità, perché questo della erogazione degli standard dei servizi mensa nel nostro paese non ha a che fare con la più o meno buona erogazione di un servizio, ma con la definizione di quella che è uno standard che garantisca ai cittadini del nostro paese di essere uguali non solo con gli stessi diritti ovunque essi abitino, ma anche con un livello di qualità di servizi che sia che diciamo risponda davvero all'interesse generale, che ha a che fare anche con tutte le attività di socialità, di formazione, di lavoro sui corretti stili di vita che una scuola moderna non solo può ma deve avere. Grazie, grazie mille. Olivero, allora abbiamo già introdotto molti elementi, insomma la nostra è una scuola che viene studiata in tutto il mondo, la nostra dieta viene studiata in tutto il mondo, eppure sembra che qualche meccanismo si sia quasi inceppato, no? Come mai e che cosa si può fare per migliorarlo? Perché lo dicevamo, molti bambini, insomma ha un ruolo molto importante. C'è il tema anche dell'obesità che sta cominciando ad avanzare anche nel nostro paese ed è proprio lì a scuola che si fa educazione alimentare. Tanto grazie per questo invito, ringrazio Cittadinanza Attiva, ringrazio Lucia per questo appuntamento che è particolarmente importante perché ci consente di fare una riflessione nazionale su un tema che spesso appunto viene oggi affrontato per ambiti specifici, ma che invece io credo meriti appunto questa analisi complessiva e pacata, ecco, fuori dalle polemiche delle sentenze. Mi riallaccio alla battuta iniziale del Presidente Scanavino, anch'io vuol dire ho fatto molte parti riguardo a questa questione nella mia vita precedente, cioè prima dell'impegno politico, sia nel mondo della cooperazione, quindi anche con una cooperativa che gestiva attività di mensa, anche mensa scolastica, e sia anche come insegnante, per alcuni versi anche responsabile di una scuola, per cui anche nell'organizzazione. Quindi per mia direi sfortuna, perché è stato sempre faticosissimo quel mestiere, ma comunque ho dovuto fare i conti con questo. Per il momento che stiamo vivendo la tematica è particolarmente rilevante perché, come lei diceva, noi ci ritroviamo di fronte tutte le grandi sfide dell'alimentazione nelle mense scolastiche. Da un lato appunto come riuscire a sostenere dieta mediterranea. Lei giustamente ha ricordato quella che è la caratteristica del mangiare bene italiano, che nasce da un equilibrio, perché la dieta mediterranea non è soltanto appunto la combinazione, non è soltanto la scelta di un cibo piuttosto che un altro, ma la combinazione di più fattori e l'educazione ad un consumo responsabile, intelligente, equilibrato, corrispondente alle necessità della persona. Naturalmente poi all'interno anche di una vita attiva e con appunto comportamenti salubri. Noi oggi innanzitutto dobbiamo tutelare questo, perché sappiamo che questo è un grande patrimonio per noi, ma sappiamo anche che lo stiamo evocando moltissimo, ma in realtà lo stiamo perdendo moltissimo.
la prima grande sfida è come riuscire a far sì che la nostra tradizione alimentare non si disperda, ma possa invece mantenersi. Un secondo aspetto è far sì che, oltre che avere regole buone di educazione, i bambini possano anche attraverso la mensa avere conoscenza dei prodotti che vengono loro proposti. E questo è un dato che sembra per alcuni versi irrilevante, ma che noi invece consideriamo assolutamente centrale, e non lo dico a Vice Ministro della Politica Agricola, e naturalmente noi potremmo avere più interesse di altri, ma anche per il fatto che porta questo poi a comportamenti più corretti e porta la persona anche negli anni successivi a andare a interrogarsi sulla qualità del prodotto, sulle caratteristiche del prodotto e a valutarlo appunto nella sua complessità. E questo è un passaggio che noi riteniamo molto importante, rispetto al quale noi dobbiamo fare un passo in avanti rispetto alla gestione tradizionale delle mense. Cioè, la mensa non può essere un segmento separato del percorso scolastico, ma la mensa deve essere fortemente integrata al processo educativo. Anche in quel senso dobbiamo stare molto attenti al diritto individuale al panino libero. Giustissimo il fatto che si accentui la libertà di scelta delle persone e delle famiglie. Certamente noi non la possiamo respingere, ci mancherebbe, ma al contempo dobbiamo renderci conto che siamo dentro a un percorso educativo. La mensa non è separata dal percorso educativo e come tale va intesa. Se una battaglia dobbiamo fare per tutelare anche i diritti individuali e i diritti delle famiglie, e la battaglia affinché vi sia un'alta qualità sia della mensa sia della formazione scolastica durante la mensa. Questo sì che è un diritto assolutamente inalienabile di ciascuno, non tanto il fatto di poter in qualche modo estraniarsi dalla comunità andando a scegliere un'alternativa. E poi vi è un aspetto, io credo, che vada tenuto in considerazione, naturalmente, perché pubblica amministrazione non può farne a meno, che è il discorso dei costi e dell'accesso al servizio. Sui costi io credo che noi abbiamo la necessità di andare a superare, e lo diciamo spesso, ma poi è molto difficile da applicare, la logica sempre e soltanto del massimo ribasso. Io credo che anche nel codice degli appalti recentemente approvato si sono inseriti alcuni punti proprio per quanto riguarda la ristorazione collettiva, interessanti a questo riguardo, che tengono in considerazione l'elemento qualitativo come parte fondamentale di questo processo. Certamente sappiamo perfettamente come le casse pubbliche siano in difficoltà e soprattutto i comuni abbiano molta fatica oggi nell'affrontare la sfida, però non possiamo oggi non sottolineare quanto questo sia un elemento decisivo anche di prevenzione sanitaria. Quello che si investe nell'educazione alimentare lo si risparmia poi, appunto, lei giustamente lo citava prima, citava l'obesità, ma tutte le malattie adesso connesse con le cure mediche, con appunto tutti quegli interventi ex post che bisogna fare laddove appunto non si ha una corretta alimentazione. Allora, la pubblica amministrazione deve rendersi conto che l'investimento in questa fascia, quindi sui minori, ha una rilevanza straordinaria poi per quanto riguarda la salute pubblica. Aggiungo poi che vi è il grande tema della povertà, povertà che sappiamo essere cresciuta in maniera esponenziale e povertà che trova una delle sue risposte proprio anche nelle mense. Io adesso non vorrei parlare troppo di me stesso, ma avendo fatto anche cooperazione internazionale nel tempo, ho sempre visto come il primo approccio serio di cooperazione è proprio quello di andare ad unire scuola a mensa. Perché da un lato responsabilizza le famiglie, perché le spinge a mandare i figli a scuola, e dall'altro lato garantisce un pasto sano, almeno un pasto sano al giorno, a tutti i minori, e quindi dà un aiuto concreto e molto forte. Ebbene, noi oggi non abbiamo spesso una situazione nel nostro paese di mancanza assoluta di cibo, ma certamente c'è una situazione di grave deficit nella qualità del nostro cibo. In questo senso la mensa scolastica deve essere anche una mensa qualitativamente elevata, perché per molti è l'unico pasto al giorno in cui vi sono cibi freschi, tanto per parlarci chiaro.
in cui c'è la possibilità quindi di avere quelle sostanze che sono assolutamente necessarie per lo sviluppo della persona e che molte volte non riescono ad arrivare nelle famiglie particolarmente impoverite. Noi stiamo facendo un grande lavoro insieme con le associazioni che distribuiscono prodotti alle famiglie in grave difficoltà, proprio per cercare di reperire, oltre ai prodotti tradizionali che vengono distribuiti, anche cibi freschi, ma è una fatica enorme e sappiamo che proprio su questa fascia dei cibi freschi vi è una particolare difficoltà anche proprio da un punto di vista organizzativo nel poterla fornire alle persone impoverite. Da questo punto di vista la mensa scolastica è invece uno strumento straordinario di appunto buona alimentazione. Quindi in questo senso io credo che noi dobbiamo andare a far diventare questo momento come un passaggio centrale dal punto di vista educativo nel percorso dei nostri bambini e dei nostri ragazzi e dobbiamo cogliere questa come una grande occasione per andare in qualche misura anche a quella identificazione di un popolo intorno anche alle sue regole di sana e corretta alimentazione. In fondo noi distinguiamo i popoli anche per la loro cucina. Oggi abbiamo naturalmente delle commistioni, abbiamo situazioni molto più anche complesse di un tempo e sappiamo anche quanto le mense debbano adattarsi a tutto ciò, però non rinunciamo alle mense come grande luogo educativo per i nostri ragazzi e quindi anche come luogo collettivo, come luogo comunitario di crescita. In questo senso vale la pena investire ed è anche in questo senso che dobbiamo sfidarci a reperire le risorse, perché non sono soltanto le risorse per un generico servizio necessario per il mantenimento una struttura, ma sono invece investimenti per il futuro del paese. E in questo senso chiudo, per il nostro paese, per l'Italia, il tema delle mense non può essere affrontato come viene affrontato in altri paesi del mondo. Approfitto di lei, cibo a scuola non vuol dire soltanto mensa, vogliono dire anche tante macchinette, famose macchinette, le erogatrici di cibi. Certo. Devo dire, io giro tanto le scuole, oltre ad avere due figli, le giro anche per lavoro e trovo sempre un certo fastidio perché sono davvero orrende queste macchinette, ma è possibile che non si riesca a definire delle linee guida, a indicare alle scuole che queste macchinette devono avere, quantomeno anche dare la scelta di cibi freschi, di frutta? In realtà alcune di queste linee guida esistono ma vengono poco tenute in considerazione. Io credo che su questo tema noi dovremmo aprire un grande confronto con le famiglie, perché se prima dicevo non vogliamo il diritto individuale portato all'eccesso, dall'altro lato però noi vogliamo il forte coinvolgimento. Io credo che questo sia un tema sul quale le famiglie devono essere coinvolte. Perché? Perché da un lato certamente c'è l'importanza dell'avere un'offerta anche di questo genere, anche attraverso le macchinette, che sia differenziata, ma dall'altro lato ci vuole la consapevolezza di questa scelta, perché se viene imposta dall'alto tendenzialmente non provoca degli effetti positivi, cioè invece di comprarlo a scuola lo si compra al negozietto prima di entrare a scuola. Se invece si fa fare questa riflessione, naturalmente poi rimangono le eccezioni, però molte più persone acquisiscono la consapevolezza di qual è la sfida dell'andare a scegliere un prodotto piuttosto che un altro. Quindi credo che sia necessario avere delle linee guida, ma sia necessario soprattutto introdurre in tutte le scuole degli spazi di confronto con le famiglie e, laddove sono più grandi, anche con gli stessi studenti, che in qualche modo possano loro stessi diventare decisori e quindi andare a scegliere di avere determinati servizi piuttosto che altri a maggiore livello qualitativo. Certamente anche in questo caso importantissima è l'informazione, cioè bisogna aiutarli a poter comprendere quali sono le caratteristiche dei prodotti. Io sono per la non criminalizzazione in se stesso dei prodotti, perché è un elemento, quella criminalizzazione dei prodotti, che generalmente non provoca degli aspetti positivi. Dobbiamo essere sempre appunto attenti sotto questo profilo, ma dall'altro lato dobbiamo mettere di fronte ciascuno alla consapevolezza di che caratteristiche hanno e se queste caratteristiche combaciano con le necessità del ragazzo stesso.
Ecco, quindi in questa logica si possono andare a superare talune problematiche che attualmente esistono e che obiettivamente ha ragione, sono estremamente sgradevoli da vedersi nelle nostre scuole. Grazie, grazie mille, siamo arrivati al momento, al cuore della nostra mattinata, perché adesso Adriana Bizzarri, responsabile scuola di cittadinanza attiva, ci presenta i dati della loro ricerca. Adriana. Bene, buongiorno a tutti. E prima di cominciare volevo solo fare un ringraziamento a voi che siete intervenuti tutti, e al Vice Ministro particolarmente e a tutti gli altri, a CIA che ci ospita. E poi volevo ringraziare i miei colleghi che mi supportano e hanno fatto sì che arrivassimo a questo report come a quello della sicurezza. Marilu Pacetta, Cristiano Tempesta, Aurora Venoso e Valentina Condò, oltre a tutti gli altri, ma loro particolarmente, e i nostri volontari sul territorio che sono andati a fare le rilevazioni. Quindi qui abbiamo dei degni rappresentanti del Lazio, della Campania, grazie ai quali è stato possibile realizzarlo. Stamane presenteremo due rilevazioni, fatti in momenti diversi ma entrambe nel 2016. La prima l'abbiamo chiamato il Focus Mense, che è contenuto nel 14° rapporto Sicurezza, Qualità, Accessibilità a Scuola, che abbiamo presentato il 21 settembre scorso, e contiene appunto un report relativo a 79 mense, quindi è un piccolo campione, perché abbiamo adottato una modalità nuova di monitoraggio e la vogliamo sperimentare. Noi siamo molto attenti, insomma, anche a queste sperimentazioni all'interno di queste scuole. 13 regioni, 700 intervistati tra bambini, docenti, bambini di quarta elementare, docenti, genitori e rappresentanti delle mense. E la seconda rilevazione invece riguarda i costi della refezione scolastica nei capoluoghi di provincia. Questa rilevazione è stata effettuata nelle ultime 3 settimane perché volevamo esaminare i costi 2016-2017, quindi non parlare astrattamente di tariffe, ma farlo, e poi dirò come abbiamo dovuto ovviamente scegliere dei parametri. Tutto ciò si inserisce in un quadro, veniva ricordato prima dal Vice Ministro, nuovo codice degli appalti, proposta di legge su ristorazione collettiva, ci tengo a dire che anche noi abbiamo dato il nostro contributo in audizione, speriamo che vengano accolte le nostre proposte, sentenza di Torino sul passo da casa, l'esito delle indagini dei NAS maggio 2016 e dati sulla povertà minorile e sull'obesità infantile. Quindi questo ovviamente è il contesto nel quale ci muoviamo e di cui anche il nostro report è permeato. Sullo stato delle mense diamo qualche dato, mi scuso per la sinteticità ma necessariamente, se no sarei troppo lunga. Più di una mensa su 3 ha impianto elettrico e antincendio non adeguati e non ha porte antipanico. 1 su 10 presenta segni di fatiscenza e l'8%, quindi leggermente di meno, di stacchi di intonaco. Questo è basata sull'osservazione diretta dei nostri monitori. 1 su 7 presenta barriere architettoniche all'accesso. Poi invece, in base alla percezione e ai dati che ci hanno fornito gli intervistati, abbiamo rilevato che tutti concordano nel dire che i locali sono abbastanza puliti, ma troppo rumorosi, poco allegri e accoglienti. Ecco, ricordo che su questo i dati NAS sulle carenze igienico-strutturali sono stati chiari e l'hanno identificata come una delle principali carenze che hanno rilevato proprio durante questo intervento nel maggio scorso. Noi peraltro avevamo condotto tra aprile e maggio 2016 un viaggio nelle scuole ricostruite nelle zone sismiche in Molise, in Abruzzo e in Emilia-Romagna, e ovviamente soprattutto occupandoci dell'aspetto strutturale, però abbiamo visitato anche alcune mense, ovviamente, perché ci è capitato di farlo. Vi do un piccolo spaccato per dirvi anche come sono le mense, perché non tutti noi le conosciamo e come vedete sono estremamente disomogenee fra di loro. Parliamo del refettorio, ovviamente, per capirci. Quindi abbiamo un MUSP, cosiddetto un modulo ad uso scolastico provvisorio, a Case di Bazzano all'Aquila, il primo sulla sinistra, che
che vedete molto vivibile e accogliente. Il MUSP invece nella provincia di Campobasso a Spinete, anche qui pensate che i bambini stanno in questi moduli dal 2002, quindi è chiaro che le condizioni non sono ideali, anche se ovviamente c'è grande cura da parte di chi invece prepara e somministra il cibo. Ancora altri tre esempi, l'est di Affinale Ligure, come vedete una bella mensa a norma e con tutti i comfort del caso. Crevalcore, Bologna invece, pur essendo a norma, si presenta con una struttura molto fredda, disadorna e così via. E anche la primaria di Paganica, una delle poche scuole dell'Aquila non lesionate dal sisma, che invece è stata ricavata, e questa è una soluzione purtroppo tipica che ravvisiamo abbastanza frequente nonostante quello che si pensi, ricavata da un atrio, da un corridoio, e quindi situata fra cappotti dei bimbi che si intravedono sulla destra e bagni, perché noi ci siamo stati sempre sulla destra, quindi capite che è un locale mensa che lascia un po' a desiderare. Però, come vi dicevo, una scuola su quattro, e noi non è la prima volta, perché la rilevazione sulle mense da un punto di vista strutturale le facciamo da 14 anni e sulla percezione invece da meno tempo. Una scuola su quattro non dispone di locale mensa, e parliamo di quelle che offrono ovviamente il servizio di ristorazione, ma la ricavano in atri, corridoi, aule. Quindi le proposte, sembra scontato, ma il primo passo da fare è che tutte le scuole con refezione abbiano appositi luoghi sicuri, accoglienti, a norma, e che l'anagrafe dell'edilizia scolastica, sapete essere un nostro pallino, con i relativi dati relativi anche a questi servizi vengano pubblicati all'interno di essa. Mensa sprecona, farò dei piccoli spaccati come vedete proprio per essere veloce. Queste percentuali sono ricavate da medie di valori molto vicine, ecco perché mi sono permessa anche di accorparle, tra quanto hanno dichiarato i bambini, i docenti e i genitori e la commissione mensa. Si usano tovaglie di carta al 70%, stoviglie monouso al 59%, acqua di rubinetto al 52%, e anche sugli avanzi di cibo le risposte invece sono molto disomogenee, per cui ho dovuto indicarlo. Quello che colpisce è che gran parte dei diciamo una buona fetta dei bambini e gran parte dei docenti sostengono che il cibo avanzato venga buttato, e questo è un bel tema, ai noi. Però cibo utilizzato a merenda, ovviamente in questo caso parliamo di pane, frutta, yogurt prevalentemente, viene utilizzato in parte a merenda, lo sostengono i bambini e le commissioni mensa, ma anche spesso fatto portare a casa. Quindi queste sono risposte, diciamo, date. Veniamo rapidamente al tema dei costi, che è una delle facce, diciamo, del problema che oggi abbiamo. Il campione di riferimento è molto specifico, quindi questo lo dico perché poi sulla rilevazione saremo sicuramente attaccati, però è giusto dire, abbiamo dovuto scegliere un criterio. Abbiamo scelto la famiglia tipo, 3 persone con un bambino, reddito lordo 44.200 euro, ISEE 19.900. Abbiamo esaminato i capoluoghi di provincia e studiato, diciamo riportato, ricavato spesso perché non era magari esplicitato, il singolo pasto su 9 mesi con 20 pasti al mese, compresa iscrizione mensile o annuale, perché questo, come vedrete in alcuni casi, in alcune città, fa lievitare moltissimo il costo mensile o anche a pasto. Dove l'abbiamo ricavati? Dalle delibere comunali o dai siti dei comuni, laddove avessero una sezione dedicata. Quindi sono dati, diciamo, pubblici, ecco. E abbiamo estrapolato soprattutto i dati relativi alle scuole primarie, anche se sappiamo che nel caso dell'infanzia, noi l'abbiamo fatto il lavoro anche sull'infanzia, ma era per non darvi troppi dati, sono leggermente superiori o identici, ecco, quindi a seconda delle realtà. E ecco, abbiamo fatto un confronto tra capoluoghi di regione, anche per vedere se le grandi città si differenziassero rispetto a questo tema dei costi. In realtà, come non so se
quanto sia leggibile, però in arancio scuro sono le città più grandi. Come vedete in realtà abbiamo Torino, certamente che primeggia, a prescindere, insomma è la città più costosa, Palermo non è male, poi pari merito Bologna-Cagliari, poi abbiamo Genova, Firenze-Napoli, vedete tutte le altre, e Fanalino di Coda Roma, che in questo caso appunto è la città capoluogo di regione meno costosa. Poi relativamente sempre al discorso dei costi, abbiamo ragionato in termini anche di tariffe mensili per rendere le cose più confrontabili, e abbiamo fatto una sorta di top 10 delle città meno care e delle città più care. La città meno cara, come vedete, risulta essere Barletta con 32 euro, quella più diciamo, e di queste L'Aquila arriva comunque, non arriva ai 50 euro, poi le leggiamo con calma. La cosa interessante di questo grafico della città meno care è che sono prevalentemente tutte del sud, ad esclusione di Latina e Roma, mentre per le città più care abbiamo al top Livorno con 128 euro, seguita da diverse città dell'Emilia, come vedete più o meno sulla stessa cifra, e però poi ci sono anche qui degli infiltrati, appunto c'è Pesaro, Potenza, anche qui abbastanza inspiegabilmente, con tariffe piuttosto elevate, perché considerate la fascia che abbiamo esaminato, quindi è una fascia media assolutamente, e Tempio Pausania. Quindi anche qui, per dare uno spaccato rapidissimo, per aree geografiche, ugualmente, ripeto, ci siamo occupati in questo caso di scuola primaria, e come vedete il nord la media è 93 euro, il centro 78 e il sud 67. Questo più o meno era per dare un'idea. Ecco, alcune proposte. Sicuramente quella di uniformare le tariffe minime e massime per aree territoriali, perché alcune sono davvero inspiegabili. E poi anche porre dei limiti ai comuni per la parte a carico dell'utenza. Qui speriamo che arrivi la rappresentante dell'ANCI, ma sappiamo che la legge preveda un massimo percentuale di 36% da applicare all'utenza da parte dei comuni in deficit, ma in realtà per gli altri ciascuno si regola come ritiene più opportuno, quindi solo pochi lo dichiarano. Noi, questo sarà un lavoro che il prossimo anno faremo, cioè andare a capire quanto i comuni percentualmente caricano sull'utenza. Voi capite che in una situazione di anche difficoltà economica come permane essere la nostra, conta, e come, quindi, e capire i motivi che i comuni adducono per farlo. Impedire forme di esclusione dei bambini di famiglie in difficoltà, cioè coloro che pagano, che non pagano perché non possono, ma anche allo stesso tempo, non abbiamo timore di dirlo, avviare controlli, essere intransigenti con i morosi per furbizia, diciamo così, furbetti, e sono tanti, guardate, e a sentire giustamente i comuni dicono che rappresentano anche una fetta molto rilevante, quindi anche qui bisogna però mettere in campo strumenti adeguati per riuscire a colpirli, ovviamente. Mensa di qualità? I bambini cosa dicono? Due bambini su tre mangiano con piacere a mensa, e anche se poi dicono si mangia meglio a casa, e su questo vabbè, ci sta. Le maggiori criticità che ravvisano è nel modo di cucinare, che ritengono monotono, il menù sia poco vario, le porzioni scarse e l'ambiente triste. Anche qui ho fatto una sintesi poderosa. Uno su 10 mangia tutto, quindi vedete che la percentuale non è molto alta. La metà, questo è quello che sostengono loro, quindi la metà ne lascia una parte, uno su 3 sostiene che c'è sempre il bis. Il bis apre anche un altro scenario, perché come sappiamo non è una buona cosa il bis, quindi se da una parte può evitare che rimangano dei cibi, ma dall'altra voi capite che tutti i parametri nutrizionali e così via vanno a farsi benedire. Mangiare con i compagni, e questo va nella direzione che diceva anche il viceministro prima, cioè di quanto sia un momento amato dai bambini, è ciò che apprezzano di più nella mensa, guardate il 91%, quindi per i bambini è un momento bello di profonda socializzazione e inclusione, quindi è inutile nasconderselo. Gli adulti che dicono che
rispettano la stagionalità dei prodotti, le loro mense almeno. La varietà dei menù è garantita per una buona percentuale. I piatti della tradizione in realtà un quarto, e questo sono tutti concordi gli adulti, ci sono ma ancora troppo poco, e vengono rispettati i parametri nutrizionali, vedete in misura rilevante, le porzioni risultano essere equilibrate, sulla presenza dei prodotti bio c'è una totale, diciamo, posizioni molto discordanti, i genitori sostengono che ci sia al 30%, mentre la commissione mensa al 60%, quindi anche qui progetti di educazione alimentare ce ne sono un po' in tutte le scuole, ma anche qui nel 60% dei casi, anche quest'anno, ci sono distributori di junk food, diciamo noi, e su questo mi permetto di dire che invece noi saremmo molto più meno teneri, perché proprio perché il mercato esterno offre a go-go questa tipologia di prodotti, chiediamo invece che, e ci sono delle proposte di legge in proposito, che vengano assolutamente banditi dalle scuole, proprio perché li trovano fuori, quindi le scuole devono dare dei segnali, e quindi riteniamo che sia opportuno, la libertà di scelta viene garantita, perché poi tu ti puoi portare qualunque cosa da casa, ci mancherebbe, ma lì che vengano erogati cibi e bibite fresche, naturali e salutari. Quindi su questo siamo abbastanza, come dire, netti. Mensa partecipata alle commissioni mensa. Ecco, questo è diciamo, un tema che ci sta particolarmente a cuore, perché noi, come dire, siamo fautori e promotori della partecipazione civica, quindi così come sosteniamo i genitori che si mobilitano per la sicurezza delle scuole, lo facciamo anche per le mense. Ecco, diciamo che le commissioni mensa sono presenti nel 50% delle scuole, non ci sono dati ufficiali, c'è qualcosa del Ministero della Salute. Noi, diciamo, in base alla nostra esperienza di 14 anni di censimenti, ci siamo fatti quest'idea, quindi è chiaro che va, come dire, aumentato questa percentuale. Spesso la commissione mensa è poco conosciuta dagli altri genitori e dai docenti. I sopralluoghi, che se ne pensi, sono poco frequenti. In realtà uno su tre invece, rappresentanti della mensa, vanno raramente, vanno una volta al mese, una volta ogni tre, una volta ogni sei, insomma, e hanno spesso l'obbligo di preavviso, uno su quattro. Guardate, questa non è una cosa secondaria, ovviamente, preavviso di un'ora, ma anche preavviso di giorni, quindi capite, ok, e non mi posso soffermare. I rapporti con il comune sono ritenuti buoni al 50%, problematici, molto problematici al 30%, e le commissioni intervistate sostengono che le loro proposte di modifiche siano state accolte per metà. Una su due ha buoni rapporti con le aziende erogatrici e due su tre hanno buoni rapporti con gli altri genitori. E quindi, ecco. Quindi proposte rapidissime, sia favorita l'istituzione della commissione mensa, quindi noi faremo di tutto perché possano crescere queste commissioni mensa, e chiediamo anche ai comuni di avviare questo percorso, che poi, come vedete, paga, risulta essere virtuoso, sì ai sopralluoghi più frequenti e senza preavviso, sì a tavoli periodici locali con ASL, comuni, aziende erogatrici, NAS, abbiamo chiesto anche con loro un confronto, sì al coinvolgimento, guardate, non solo sul capitolato ma soprattutto sul bando, e non mi posso soffermare, sì a percorsi di formazione mirati, e su questo noi, ve lo dico, ci spenderemo nei prossimi anni. Quindi cominciamo con serietà un percorso in questa direzione. Il pasto da casa, a noi sembra che la qualità e i costi siano sotto accusa, ma sono solo queste le criticità scatenanti? Ecco perché ci interessa capirne di più e capirne meglio, e farlo con serenità stamane. L'applicazione della sentenza è indiscussa, ovviamente, ma come si diceva prima, vanno tenuti in considerazione i diritti di tutti i bambini, e sono vari diritti in campo. Il perdurare della crisi economica sicuramente ha avuto un effetto importante su questa decisione, ma anche qui è importante non scaricare i costi sui cittadini. Quello che chiediamo, e chiederemo in particolare ad alcune amministrazioni, è che ci lascino insieme ai dirigenti, perché per l'autonomia scolastica questa sappiamo essere una cosa reale, monitorare civicamente, come lo sappiamo fare noi, l'estensione e gli effetti dell'applicazione.
Quindi noi chiediamo di poter entrare nelle scuole nei prossimi mesi, scegliere delle città campione, magari con l'accordo del comune e dei dirigenti, speriamo che ce lo consentano, perché non lo possiamo fare ovviamente se non ci viene data la possibilità, per vedere il reale, solo così ci possiamo rendere conto di quello che accadrà nei prossimi mesi. E poi l'altra cosa, un ripensamento condiviso l'abbiamo chiamato. Allora, il ministro Giannini 3 giorni fa ha detto che sono le linee guida sono in arrivo. Benissimo, sempre un po' tardivamente, diciamo, però perché il problema era già espresso e in campo da tempo. Però quello che chiediamo è che non si ripeta un errore, che come dire, si consultino il Ministero della Salute, spero il Ministero delle Politiche Agricole, ma si lascino ancora una volta fuori gli attori. Ecco, questo secondo noi sarebbe un errore di partenza gravissimo, speriamo non succeda, noi vigileremo perché non succeda. Soluzioni organizzative condivise nell'immediato e rivedere costi e standard qualitativi, ovviamente. E mi avvio proprio a concludere dalla parte dei bambini, la mensa che vorrebbero. Ecco, alcune immagini anche qui per brevità, alcuni disegni che ci hanno lasciato in fondo al questionario a cui hanno risposto, locali puliti ma poco allegri e troppo rumorosi, e come vedete loro hanno delle alternative molto, molto creative, giustamente, i cibi che preferirebbero, chiaramente qui c'è di tutto, gelato, pizza, e poi anche questa immagine molto carina. Questa bambina ha scritto nell'immagine di destra: bibite a volontà, servizio veloce, chef di qualità. Quindi insomma sono davvero, i bambini sono così. E chiudo con leggendovi alcune frasi, perché secondo me non dobbiamo dimenticare che al centro ci sono i bambini e devono restare i bambini. E colpisce, io li ho definiti suggerimenti ragionevoli, voi non li leggete o forse sì, ma ve li leggo perché sono davvero utili peraltro. Dicono: vorrei che la mensa fosse con cibo migliore, meno triste, le signorine più simpatiche, un unico tavolo per tutti, allegra, con le pareti dipinte con schizzi di creatività, con i quadri ai muri. Vorrei che le brocche con l'acqua fossero sui tavoli e non che le tengano gli assistenti, perché bisogna aspettare. Stessa cosa per il pane, e vorrei bicchieri più grandi, perché con i bicchieri piccoli l'acqua la finiamo in un secondo. La mia mensa dovrebbe essere arredata meglio, usare tovaglie di stoffa e posate di acciaio possibilmente. Vorrei dipingere i divisori tra la mensa e il corridoio di colore turchese. Vorrei qualcosa che aumenti l'amicizia tra i compagni, come musiche rilassanti. Non vorrei trovare capelli, insetti e pezzi di plastica nei piatti. Vorrei che la frutta sia sbucciata, perché non abbiamo il coltello e non la possiamo mangiare. Vorrei il cibo più condito e il menù più vario, con cibi migliori che vengono dal territorio circostante. Vorrei che si ricominci a cucinare cibi tipici di luoghi diversi, ma questa volta fate fare ai cuochi un corso o finirà come 2 anni fa, con dei piatti sì tipici ma immangiabili. Vorrei sapere da dove proviene il cibo e cosa c'è dentro. Vorrei che ci fossero più cibi multietnici per assaggiare nuove cose. Vorrei sapere da dove viene il cibo e che fosse a chilometro zero. Come vedete sono informati. Vorrei che ci fosse la frutta di stagione, tipo le fragole, l'anguria, le ciliegie e l'ananas. Mi piacerebbe poter scegliere dove sedermi, anche vicino a una femmina. Mi piacerebbe che i tavoli fossero posizionati staccati e che non ci fossero le classi mischiate e che si potesse parlare senza urlare. Vorrei che ci fosse un giorno in cui possiamo cucinare noi. Grazie. Della prima tavola rotonda a venire qua con me, così cominciamo a parlare del primo tema. Lasciamo per secondo quello forse più caldo, il diritto al panino da casa eccetera, grazie mille, perché insomma lì ci sarà un po' da discutere. Giuseppe Brescia, Faraone non ci ha raggiunto, pazienza, magari lo farà più tardi. Paltrinieri, Saggese, Scasciotti. Eccoci qua. Scusate, non conosco
Tutti voi, salve. Ah, proprio da lei volevo cominciare. Sedetevi, salve. Allora, volevo cominciare proprio da lei perché, insomma, abbiamo visto uno dei temi caldi è quello delle tariffe, perché è vero che molte famiglie probabilmente hanno scelto di poter portare il pasto da casa anche per una questione di qualità, però il discorso della tariffa sicuramente è un discorso dirimente. La qualità è quella che è, le tariffe abbiamo visto in alcune città sono davvero alte e soprattutto in una situazione economica in questo momento in cui alcune famiglie sono in difficoltà. Non dimentichiamo i furbetti della tariffa perché sono tanti e quelli, lo ricordava anche Adriana, vanno sicuramente stanati. I comuni lamentano che purtroppo la parte è molto rilevante delle famiglie che non pagano, sono quelle che poi in realtà forse potrebbero. Come si può fare e soprattutto come anche un po' omologare le tariffe, perché tra Livorno e Torino, Roma e Milano ci sono delle differenze forse un po' eccessive, i bambini sono tutti uguali e le famiglie sono tutte uguali. Sì, grazie per l'invito ancora una volta, sono contento di essere qui con voi per parlare di questi temi così importanti che sono poi quelli che interessano davvero alle famiglie, alle persone vorrebbero che la politica si occupasse soprattutto di questo. Io credo che la politica, soprattutto a livello nazionale, debba parlare di, diciamo, una visione verso la quale bisogna tendere. E parlando di questo tema legato appunto alle tariffe, io penso che, e questa è la posizione del Movimento 5 Stelle, si debba andare verso la gratuità di questo servizio, perché questo servizio, appunto, come si diceva in precedenza, non è qualcosa di slegato dalla scuola, non è qualcosa di aggiuntivo, è qualcosa di fondamentale che deve essere considerato parte integrante del processo educativo a scuola. E quindi è chiaro che non è una cosa che si può fare nell'immediato, è una cosa appunto verso la quale si deve tendere, ma è questa la visione che noi abbiamo sposato sin dall'inizio, noi del Movimento 5 Stelle, perché io prima sentivo dire ci sono delle proposte che vanno verso l'eliminazione del junk food ma che non vengono prese in considerazione. Io devo ricordare a tutti quanti che c'è una legge approvata, grazie anche a un emendamento del Movimento 5 Stelle, la legge Carrozza, che prevede proprio questo, l'eliminazione del junk food e la previsione dell'utilizzo sempre più frequente di cibo biologico a chilometro zero e stagionale nelle mense. Il fatto che poi il governo abbia approvato questi emendamenti ma non abbia fatto nulla per attuare queste leggi è un'altra storia. Sicuramente c'è bisogno di fare un'opera di controllo dell'applicazione delle leggi, ma ci rendiamo anche conto che forse appunto più che calare dall'alto delle soluzioni ci devono essere dei processi di rivoluzione culturale che devono partire dal basso, cioè a scuola si deve sapere, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, tutti quelli che tutti gli attori che si occupano di erogare questo servizio devono essere consapevoli del fatto appunto che si sta parlando della salute innanzitutto e anche poi dell'educazione dei bambini, che sono tra le cose più importanti di cui ci si possa occupare su questa terra, e quindi la si deve vedere come una missione e non tanto come appunto un servizio da erogare, un mero servizio da erogare. Come dicevo, noi ce ne siamo occupati sin da subito, questi emendamenti sono passati, ci sono anche delle proposte di legge che giacciono ancora nei cassetti, che però noi abbiamo presentato, come ad esempio quella del mio collega Valente, che va invece a potenziare lo sport a scuola, soprattutto nella scuola dell'infanzia, che come sappiamo ora è affidato a dei tutor che vanno nelle scuole a fare dei corsi agli insegnanti che in realtà non sono dei veri e propri insegnanti di educazione fisica, mentre noi vorremmo che sin dall'infanzia, anzi soprattutto in quella fase, che è la fase più delicata in assoluto, ci fossero dei professionisti del settore a svolgere le ore di educazione fisica, perché queste due cose combinate, l'educazione fisica e delle mense di qualità, significano
insieme offrire un'educazione alla salute importantissima, che poi i bambini si portano con sé per tutto l'arco della vita. Quindi cosa c'è di più importante, mi viene da dire? È chiaro che stiamo parlando di politiche che hanno bisogno di grossi investimenti, sicuramente, perché se noi pensiamo che nelle scuole ci debbano essere appunto questi professionisti a fare questo servizio, stiamo anche pensando all'assunzione di tantissimo personale nel mondo delle scuole, che costa un sacco di soldi, però appunto è una questione di priorità, una questione di scelte. Ora siamo proprio nel periodo della legge di stabilità. A nostro avviso... Questa ormai è andata. Sì, sicuramente è andata, fino a un certo punto ci sono gli emendamenti che potrebbero cambiare un pochino le cose, però io dico, se il governo, un governo illuminato, decidesse di investire veramente in queste tematiche, secondo me si potrebbe anche dedicare un'intera legge di stabilità alle tematiche riguardanti la scuola, cioè una manovra finanziaria vera e propria, perché noi abbiamo visto già con... tutto ciò che riguarda la sicurezza nelle scuole, che ci vogliono miliardi e miliardi di euro per mettere in sicurezza davvero tutte le scuole italiane, e così anche per queste misure. Però appunto forse è il caso di dedicare 2-3 anni delle politiche economiche di questo paese a questi fenomeni che vanno gestiti nel miglior modo possibile. Soprattutto bisogna trovarli i soldi poi da investire. Assolutamente, bisogna trovarli, però si trovano per tante misure che sono alcune anche discutibili, magari non si riescono a trovare per questi. Io potrei fare tantissimi esempi di misure molto discutibili, però è chiaro che poi anche, come ho detto prima, una questione di scelta, di visione politica. Per noi i soldi che sono stati trovati per gli editori non sono assolutamente dei soldi necessari, per il governo sì. Noi avremmo speso quei soldi magari per rendere efficaci una di queste leggi che sono state, ripeto, sono già state approvate ma non sono state attuate. Poi diciamo, andando sul tema nello specifico, il momento della mensa è un momento veramente importante nel quale si potrebbe fare, oltre all'educazione alla salute, educazione contro gli sprechi, può essere un momento di confronto per l'integrazione. Io personalmente sono convinto che la scuola debba andare verso proprio un altro modello didattico, e che per esempio il momento del mangiare insieme possa essere quello, uno dei momenti più importanti per fare didattica, perché immaginate una lezione sul couscous, da dove viene, quali sono storia, geografia, filiera, educazione alimentare, certo, lo dicevano i bambini, vogliamo cucinare noi, forse anche potrebbe essere anche uno strumento didattico importante. Anziché fare alternanza scuola-lavoro, si fa lì e si insegna a cucinare i bambini. Assolutamente, grazie. Brescia del Movimento 5 Stelle. Allora, Angelica Saggese, buongiorno, benvenuta anche lei qui con noi. Dunque, relatrice della legge sulle disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva, legge che dunque dovrebbe migliorare, no, la qualità di queste mense, di quello che arriva sulla tavola dei nostri bambini. Con quali strumenti, che cosa pensa di introdurre come novità? Bene, grazie per avermi invitata qui e per darci questa possibilità di confronto su un tema che è quanto mai attuale. Non a caso la presentazione di un disegno di legge, perché anche noi come gruppo parlamentare del Partito Democratico abbiamo proprio ritenuto necessario, abbiamo dato priorità a questo settore, tant'è che abbiamo immaginato addirittura di individuare un disegno di legge che disciplinasse per intero il campo della ristorazione collettiva in generale, che comprende le mense scolastiche, anche le mense ospedaliere, perché un ragionamento va fatto anche su quello, anche lì c'è la necessità di garantire alcuni servizi e alcuni parametri. C'è un tema poi, nel mentre siamo in discussione, in audizione, ascoltando i soggetti interessati, tra cui anche voi, irrompe la sentenza del Tribunale di Torino, che ovviamente ci viene a dire, io ho dato una lettura alla sentenza, ci viene a dire che il diritto all'istruzione è un diritto gratuito e che quindi non si può precludere ai ragazzi di portare
il panino da casa. Sarà anche un diritto gratuito, ma c'è una necessità di garantire, secondo me, un principio fondamentale della Costituzione, che è quello dell'articolo 3, dell'uguaglianza sostanziale. Non possiamo immaginare, prima il viceministro faceva un riferimento ai bambini, a tanti bambini che molte volte hanno un solo pasto al giorno ed è quello che si consuma nella mensa scolastica. Quindi l'idea fondamentale del disegno di legge è quello che il servizio, che è un servizio a domanda individuale per il quale c'è una necessità di copertura dei costi da parte del comune, cioè si faceva riferimento al rappresentante dell'ANCI e quindi al funzionamento, al meccanismo di funzionamento dei comuni, per cui hanno esigenza di far gravare sugli altri, quindi di coprire i costi di gestione del servizio. Il passaggio a servizio essenziale fa sì che possa essere considerato a tutti gli effetti un servizio che va erogato. In questo senso, questa penso che sia una novità importante individuata dalla legge, la definizione del servizio di mensa come servizio essenziale piuttosto che come servizio a domanda individuale, per tutte le motivazioni che voi avete raccontato e che tra l'altro vengono fuori dai dati. Per cui il cambiamento della definizione mi sembra il passaggio fondamentale per poter riuscire a contemperare tutte queste esigenze. E questa è una tra le tante cose. Aggiungo la normativa sul codice degli appalti, anche qui richiamata, e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ecco, lì si valuta la qualità. Lì siamo in una fase in cui dobbiamo fare anche un altro passaggio, e possiamo farlo perché l'ANAC ha emanato delle linee guida. Dobbiamo stare attenti a che non vengano vanificati gli sforzi che il legislatore ha fatto cercando di far sì che io sarei dell'idea che o anche lì si predispongano dei bandi tipo, in modo che si abbiano delle certezze e delle uniformità di comportamento in tutte le scuole e in tutti gli ambienti, ovviamente con la partecipazione, perché i bandi tipo si fanno ascoltando e coinvolgendo gli attori interessati. Per cui anche lì è importante, secondo me, ribadire nel disegno di legge il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso. E poi ed è in quella fase, la dottoressa richiamava la partecipazione al bando e al capitolato, la necessità di utilizzare il chilometro zero. Tanti provvedimenti abbiamo già fatto per l'utilizzo per il chilometro zero, ma in questa legislatura veramente tanti interventi sono stati fatti a favore dell'educazione alimentare, a favore del cambiamento culturale, non soltanto nei ragazzi. Parte da lì, ma deve partire dai genitori, perché molte volte è più comodo per il genitore utilizzare la merendina piuttosto che dire al bambino mangia la frutta o mangia la verdura, facendo uno sforzo in questa direzione. Per cui molto di questo lavoro va fatto anche su chi deve fornire l'informazione, su chi deve educare. E questo è un grandissimo lavoro che anche dal punto di vista normativo stiamo facendo. Abbiamo favorito la vendita dei prodotti a chilometro zero, consentendo una semplificazione, una sburocratizzazione di questi tipi di mercati. C'è la campagna frutta nelle scuole, latte nelle scuole, anche questo è un altro tema. Insomma, una serie di provvedimenti sono stati già fatti. Questo va a completare un quadro e secondo me mette un tassello importante nella definizione del servizio di mensa e nel porre l'attenzione sulla necessità del servizio della mensa scolastica come un servizio educativo, come un momento di socializzazione, di crescita culturale del bambino. La mensa scolastica non è il momento della ristorazione, è un momento del percorso formativo. Va considerato tale per gli insegnanti, va considerato tale per i bambini e perciò abbiamo la necessità di investirci, lo stiamo facendo e forse non c'è nessun governo negli ultimi 20 anni che sta investendo sulla scuola quanto lo stiamo facendo noi. Grazie, grazie mille. Dunque molte cose sono state fatte o comunque sono in fieri, addirittura si pensa ad arrivare a mense gratuite perché devono essere parte integrante del servizio fornito dalla scuola. Di tutto questo però Paltrinieri per il momento poco sta arrivando nelle mense, perché dalla vostra piattaforma si vedono, emergono molte criticità comunque, no? Mi conviene, per rispondere mi sposto di là dove posso
corre un aspetto. Ah, ok. Buongiorno, intanto grazie per avermi invitato, per me è un'occasione per presentare un po' quello che abbiamo fatto come Food Insider. Food Insider è un sito dedicato alle commissioni mense e a tutti coloro che hanno una certa sensibilità sulla questione dell'alimentazione. Il Corriere della Sera ci ha definiti gli 007 della mensa e hanno parlato di noi molto in occasione della presentazione del menu a punti, che è un questionario che abbiamo messo online, è il questionario dell'ASL 2 di Milano, che è adotta da diversi anni per valutare la qualità dei menu scolastici nell'Interland milanese. Noi l'abbiamo preso, l'abbiamo discusso un pomeriggio col professor Berlino, l'abbiamo semplificato e messo online. E abbiamo poi diffuso questo questionario attraverso la rete delle commissioni mensa che si è costituito ormai da un anno e il risultato è stato un rating, che è una classifica dei menu scolastici italiani, che ha dato dei risultati abbastanza sorprendenti. Il questionario in realtà è molto semplice, sono delle domande ciascuna delle quali ha un punteggio e a conclusione del questionario si ottiene una sorta di voto. Se è superiore a 100 punti è un buon menù, sotto i 100 è un menù sufficiente, sotto i 50 è insufficiente. Quindi questo ci ha dato l'opportunità di vedere qual è il livello qualitativo dei menù scolastici in Italia, perché abbiamo ottenuto un panorama abbastanza ampio. Questo per dire che i dati che abbiamo raccolto ci permettono di fare delle riflessioni che vogliamo condividere con voi. Intanto partire da una fotografia, perché si è parlato tanto di mensa scolastica, ma a volte la percezione è che non si sia abbastanza dentro alla questione, non si colgano i problemi di fondo della mensa scolastica, si parli un po' in prospettiva, secondo logiche politiche, ma senza conoscere quello che noi come genitori, sono contenta che ce ne sono altri oggi che parleranno, vivono quotidianamente andando a fare le ispezioni in mensa. Io voglio fare proprio una piccola fotografia di quella che è la realtà ad oggi. È un'immagine forte, però rappresenta il 25% delle mense scolastiche italiane. Questo è il dato che deriva dalle indicazioni dall'inchiesta che è stata fatta da INAS, che ha rilevato una mensa su quattro non conforme, e per non conforme vuol dire cibo avariato, scaduto, prodotti rietichettati, carne, sottoprodotti della carne e condizioni igieniche non idonee. Questo è un esempio di menu che abbiamo trovato, perché noi abbiamo analizzato tantissimi menu delle mense scolastiche italiane e si trovano anche menu un po' buffi. Questo è il menu Un giorno di Venezia, dove c'è pasta, spezzatino, polenta, pane e frutta. Non c'è una verdura, c'è un doppia presenza di cereali, ma questo non è un'eccezione. Si trova così anche a Napoli, anche a Bari. A Bari c'è l'apoteosi della patata. Poi un esempio è Genova, per quanto riguarda la proposta delle carni. 19 volte viene proposta la carne su 25 giorni e di queste 19 volte 12 sono carne rossa. Quindi cosa significa? Significa che le linee guida sulla ristorazione scolastica sono totalmente disattese e anche le raccomandazioni dell'OMS che consigliano di limitare il consumo di carne rossa. Questo è un esempio che rileviamo noi a Milano. Tutte le volte che vengono proposte le polpette, ci sono scarti che variano da 70 al 90%, questo soprattutto nelle scuole medie. E questo dato è certificato non soltanto dai genitori, ma è rilevato anche nei bilanci del fornitore Milano Ristorazione, che inserisce i tortini, quindi alimenti, piatti processati, le polpette nelle top 10 dei cibi processati. Abbiamo chiesto da anni di toglierlo, però dal momento in cui sono stati inseriti questi cibi processati, il fatturato, l'utile di Milano Ristorazione da 300.000 euro di 3 anni fa è passato a 2.400.000. Questo è un esempio di aumento di costo dall'anno scorso a quest'anno. Una famiglia si è trovata a pagare da 3 euro può arrivare a pagare fino a 5,16 euro.
Questo è un esempio invece di una porzione di ravioli che è stata fotografata da una maestra e ha fatto il giro dei giornali di Milano qualche anno fa, e abbiamo scoperto che in realtà non erano 6-7 i ravioli che dovevano essere serviti, ma 15-16. Questo per dire che cosa? Che noi parliamo di mensa come conquista sociale, ma questa è la mensa, un quarto delle mense sono così ad oggi, quindi quando usiamo questi linguaggi dobbiamo confrontarci con la realtà. Si parla di alimentazione equilibrata? È così dappertutto? Si parla di alimentazione sana, soprattutto quando noi abbiamo rilevato che la quantità di carne, soprattutto rossa, nei menù scolastici è assolutamente al di sopra dei limiti consentiti dalle linee guida della ristorazione scolastica. Ma parliamo anche di educazione alimentare, quando si sa che quegli alimenti hanno uno scarto altissimo e si continuano a riproporre. E questa è l'educazione che insegniamo ai nostri figli, quella di scartare il cibo. Si parla di inclusione quando abbiamo questi costi, ma sappiamo che abbiamo Torino con 7,20 euro a pasto, ma anche di etica. È impressionante, è devastante vedere che il cibo scompare nel momento in cui deve essere servito a tavola. È questa la mensa che vogliamo per i nostri figli? Quindi i genitori sono anni che contestano questa mensa, ma questa contestazione spesso non è stata colta da chi amministra le città. Ma perché siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto perché prima la mensa rientrava nei servizi delle politiche sociali dei comuni, quindi avevano una propria cucina, avevano il proprio cuoco, i piatti erano di ceramica, poi però per i comuni questo è diventato insostenibile da gestire come costo e quindi si sono spostate dalle politiche sociali a politiche di business. Diciamo che la mensa rientra nelle logiche di business e quindi se prima l'obiettivo era la migliore qualità, adesso diventa il miglior profitto e questo ha creato un conflitto insanabile fra obiettivi divergenti e questo è il problema di fondo della mensa scolastica. Perché questo vuol dire che la mensa deve rispondere a delle logiche di business, quindi ridurre i costi e aumentare i profitti, quindi fare efficienza. Efficienza vuol dire lavorare sul personale, sulle materie prime, sulla manutenzione. Quindi le cucine vengono progressivamente chiuse per accentrare tutta la produzione su un mega centro cucina industriale, che vuol dire pasto trasportato. Ma il pasto trasportato è quello che si cucina la mattina alle 8, se va bene viene consumato alle 12, ma c'è anche chi mangia alle 1:15, quindi staziona per ore con un degrado qualitativo dell'alimento che verrà mangiato. È tutto pasto trasportato e quindi cambia anche la materia prima, perché il personale non c'è più, è stato fortemente limitato, quindi non si può lavorare, mettersi a lavare le patate, tagliarle. Il cibo che si privilegia, il cibo scarta e servi, oppure cibo surgelato, ma questo vale anche per i piatti già pronti. Il pesce che conoscono i nostri figli non è mica il filetto di pesce, è il pesce Findus o la crocchetta. Tanta carne processata, perché ci dicono i fornitori che la carne processata ha una resa maggiore. Questa è la risposta che abbiamo avuto da alcuni fornitori. Tanta patata, incredibilmente tanta patata, mentre l'uovo è quasi assente, perché la resa nel pasto trasportato dell'uovo è bassissima, ma soprattutto la qualità del pasto, dell'uovo è quello pastorizzato, è veramente irriconoscibile. Questo è il risultato che noi abbiamo ottenuto attraverso il primo rating delle mense scolastiche, dove abbiamo rilevato rarissimi casi di mense qualitative. Questa è l'immagine che volevo presentare di una mensa di alta qualità, un asilo, dove è tutto fresco, tutto biologico, tutto cucinato al momento, mentre questa è una settimana tipo di un menù scolastico del menù invernale di Milano, dove di fresco è rimasto il finocchio, tutto il resto è scarta e servi, sono tutte verdure quarta, quinta gamma o alimenti surgelati, cibo processato, e abbiamo un solo prodotto biologico in una settimana. Quindi questo perché Milano ha investito pochissimo sul biologico e noi siamo una delle città forse col più basso tasso di biologico.
cosa ha comportato questa realtà? Che i genitori hanno per anni, negli ultimi 2 o 3 anni, hanno fatto diverse contestazioni, proteste anche importanti, che hanno avuto visibilità sui giornali. E a un certo punto si sono arresi, hanno trasformato quello che era uno strumento di protesta, che era lo sciopero del panino, in un obiettivo, il pasto da casa. Ma non è una conquista, è una resa. È una resa dei genitori di fronte a una situazione che non cambia e che rischia di compromettere la salute dei propri figli. Come dicevamo prima, la cosa più cara che abbiamo è la salute dei nostri figli, che non è solo la salute di oggi perché torna e non ha mal di pancia, ma è la prospettiva di una salute futura dei nostri figli. E cosa fanno i genitori a questo punto? Rischiano di diventare la vera concorrenza di un monopolio che si regge da anni, i fornitori all'interno dei comuni, che è uno dei mali della mensa scolastica italiana. E quindi abbiamo provato a fare un esercizio, a immaginare uno scenario futuro, dove ci sono i genitori che la sera si attivano a preparare il pasto da casa per i propri figli, oppure si organizzano fra di loro all'interno delle classi, lo preparano per più bambini, ma ci potrebbero essere anche altre realtà dove le catene alimentari si attrezzano per prendere i packet lunch per il lunedì, il martedì, il mercoledì, differenziati. Ci potrà essere la mensa di quartiere dove il fornaio, il sushi bar, il takeaway cinese si attrezzeranno per fornire un pasto da casa in alternativa a quello fatto dai genitori, ma potrebbero anche esserci, e questa è tutto sommato una realtà che non ci dispiace, associazioni scolastiche fatte dai genitori per rinegoziare un servizio di catering per la propria scuola. E allora lì potrebbero rientrare in gioco le grandi aziende di ristorazione scolastica che oggi sono i nostri fornitori. Quindi nell'immaginare i nuovi scenari ci fa un po' rabbia, no? Vedere questa realtà che si è disgregata, che si è rotta, questo argine che ormai è irrefrenabile. Ma cosa dobbiamo fare? Possiamo o arrenderci a una realtà che ormai avrà il suo corso, oppure provare a cogliere la sfida per fare meglio con nuove regole. E abbiamo provato a ragionare su quelle che sono le leve, gli ingredienti di una ricetta che può ricostruire la mensa, ma non questa mensa che ha fallito. Abbiamo ragionato su quelle che sono le realtà virtuose che abbiamo trovato, perché ce ne sono, eh? Noi stiamo parlando di una percentuale di mense scolastiche che ha fallito, ma ci sono piccole realtà, ma anche grandi realtà, che tutto sommato mantengono ancora una qualità. Queste sono piccole realtà, non mi dilungo perché ciascuna ha un suo modello. C'è chi non ha voluto esternalizzare il servizio e lo mantiene all'interno del comune, c'è chi ha trovato una situazione ibrida a metà con una partecipata dal comune e del fornitore, chi invece ha esternalizzato il tutto ma con una qualità di una gara d'appalto d'eccellenza. Però hanno una matrice comune queste tre realtà, che ha il commitment dell'amministrazione, c'è un'amministrazione illuminata che ha creduto nella mensa e sulla mensa ha investito, e i ritorni ci sono stati sia a livello di qualità che di consensi. In ultimo volevamo dare, abbiamo ragionato su quali possono essere veramente gli ingredienti per cambiare, la leva per cambiare e provare a far risorgere questa mensa scolastica. La prima è la vision, e qui a questo tavolo si è parlata di una vision e mi fa molto piacere, perché ragionare sulla mensa scolastica non come servizio a sé stante di un comune, ma dare una prospettiva invece di sviluppo del territorio, come hanno scelto alcuni fornitori, alcune realtà di comuni che abbiamo visto, è un'opportunità sia di sviluppo per il paese, sia per la tutela della salute dei prossimi cittadini, dei nostri cittadini che sono i nostri figli. Il commitment e la governance sono due ingredienti fondamentali che possono veramente cambiare la qualità di un servizio scolastico, se c'è un'amministrazione che ci crede e punta in alto su un servizio qualitativo e mantiene le redini, il pallino in gioco ce l'ha in mano il comune.
Fondamentale sono i ruoli degli attori coinvolti nel processo che riguarda la mensa, dal comune, dal committente al fornitore, all'ASL, a chi deve fare i controlli. È fondamentale che non ci sia questa commistione di interessi che è tipica del nostro paese. Il conflitto di interessi fra chi controlla e chi è controllato, a Milano per esempio, è una costante da 16 anni. Il comune gestisce una municipalizzata che detiene dal 99% e deve controllarla, ma questa commistione di interessi non fa bene alla qualità del servizio. E questa commistione di interessi si trova anche in diversi modelli. Ci devono essere nuove regole, ma soprattutto ci deve essere un sistema sanzionatorio, perché quello che non funziona è che se ci sono degli errori, delle non conformità si segnalano, ma non succede niente. Allora ci devono essere delle penali, e se questo sistema continua a non essere positivo, continua a non essere non conformità, un contratto si può sciogliere. Quindi un sistema sanzionatorio chiaro. Ci sono delle linee guida per la ristorazione scolastica, ma non c'è un sistema sanzionatorio, per cui nessuno è tenuto veramente ad applicarle. E poi un punto fondamentale, secondo me, è l'educazione alimentare. In Finlandia l'educazione alimentare fa parte di un percorso didattico. Ai ragazzi delle medie si insegna non soltanto a riconoscere la qualità del cibo, ma anche a cucinare. Secondo me questo percorso, fatto sin dai bambini delle elementari, a riconoscere la qualità dei cibi, quali sono i cibi protettivi, porterà sicuramente a ridurre gli scarti in mensa. E poi fondamentale è il ruolo dei genitori. Il ruolo dei genitori non è un ruolo da spettatori, è un ruolo molto importante, perché le realtà che abbiamo visto, quelle che funzionano meglio, di dimensione ampia, sono quelle dove il ruolo dei genitori ha giocato un effetto fondamentale. Nel nostro rating dei minuscolastici, le migliori città di grandi dimensioni sono Pisa e Bologna. Bologna 3 anni fa ha fatto 2 scioperi molto partecipati, e attraverso questa protesta è riuscita a entrare in gioco e a definire le nuove linee di indirizzo per la gara d'appalto della mensa scolastica, che ha definito un livello qualitativo altissimo del capitolato della mensa scolastica di Bologna, che ha 85% di biologico e una bassissima quantità di alimenti surgelati. Questa collaborazione e questo modello di Bologna, secondo noi, è un modello da esportare ed è un modello che potrebbe far risorgere le mense scolastiche. Ho finito. So che mi sono dilungata e forse i miei colleghi non hanno... Scarciotti. Molte cose a cui rispondere a questo punto, molte cose a cui rispondere, insomma la cosa fondamentale, no? Ridurre i costi per aumentare il business, è così che agite, è così che pensate di portare avanti il discorso mensa, che però comincia a vedere una quota ancora non consistente di famiglie che si sta sfilando, però che rischia di diventare una quota consistente. Come pensate di rispondere con un servizio forse anche migliore? Best practice. Quindi, e poi devo dire che non voglio
devo dire che quando mi confrontavo, mi confronto tuttora con ai tempi i miei colleghi internazionali, adesso con i rappresentanti delle organizzazioni europee, insomma, la ristorazione collettiva in Italia e le mezze scolastiche sono un'eccellenza europea, anche per le leggi che sono state fatte, no? Io devo dire che il disegno di legge della ristorazione collettiva è un passo molto importante, utilizzo le parole della senatrice Saggese, promotrice, che dice la necessità di realizzare una buona politica di ristorazione ricercando proficue convergenze tra interessi economici. Perché? Perché l'approccio deve essere sistemico per costruire insieme, partendo da questa eccellenza, e fare sempre meglio. Che cos'è che non va? Tante cose non vanno, chiaramente su queste qui bisogna migliorare. Noi un po' di anni che stiamo dando un contributo di un nuovo progetto di grande costruzione, a parte l'audizione in Senato ultimamente per dare il nostro contributo sul disegno di legge di istruzione collettiva, abbiamo speso molto tempo durante il ricevimento della normativa come sugli appalti per fare in modo che non si ricadesse ancora su, è stato detto moltissimo stamattina, sulla aggiudicazione a prezzo. L'aggiudicazione a prezzo è un male quando si parla di nutrizione per le fasce deboli della nostra popolazione, che sono bambini, sono reggenti, sono anziani nelle case di riposo e nelle RSA. E devo dire che siamo riusciti a ottenere, non solo noi, ma anche contributi di altri operatori, di altre associazioni, di ottenere questa esclusività dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti della ristorazione collettiva. E questo qui non partiene dal discorso di business, è un discorso di progettualità. Siamo un po' delusi perché poi ultimamente abbiamo visto le linee guida ANAC che alla fine fanno riemergere il famigerato allegato P, che è un allegato che alla fine con varie formule, ad esempio l'interpolazione lineare fra il primo e il secondo nel prezzo, alla fine danno una potenzialità al fatto prezzo che annullano completamente la progettualità. E questo qui è un male, perché la progettualità è importante, il percorso nutrizionale è fondamentale. E questo qui per quanto riguarda un approccio sistemico, per quanto riguarda i controlli, le fotografie che ha fatto quella della Pautiniere, ma devo dire che la ristorazione collettiva è super controllata da noi, come controllo interno ma anche come controllo di lavoratori esterni, ma è controllata tutta la filiera, dall'acquisto del prodotto, quindi dalla certificazione del fornitore, fino al momento in cui il pasto parte dalla cucina. Per ogni pasto che parte dalla cucina ne viene messo uno in frigorifero per 24, 48, 72 ore come campione, come spia, in caso di intossicazione, quindi c'è una tracciabilità continua fino alla distribuzione, per cui c'è un controllo fortissimo. Io non credo che le aziende di ristorazione collettiva sono in conflitto di interessi con i NAS e con le ASL, insomma i NAS e le ASL fanno i loro controlli, ben vengono i controlli, devo dire, e questo qui senza voler minimamente giustificare quello che è successo nei controlli di giugno, di maggio, perché chi ha sbagliato paghi, perché noi diciamo sempre, lo dico a voce alta, non si fanno scorciatoie sulla qualità e si rispettano i capitolati quando si parla di ristorazione, che sia per i bambini, per i degenti, ma anche per gli adulti, per i mezzi aziendali, su queste cose qui sono fatti irrinunciabili, però vorrei dire che uno su quattro di mense non erano allineate, diciamo, ai concetti di qualità, però poche cose sono emerse con rischio di tossificazione alimentare, che molte erano fatti di carattere amministrativo, oppure un po' di muffa, oppure una piastrella non un po' scheggiata, oppure un intonaco sporco o del genere. Io ho chiesto, abbiamo avuto un incontro al Ministro della Salute con i NAS, perché io credo che da queste cose non bisogna fermarsi alla denuncia. Bisogna costruire insieme, fare un circolo virtuoso e capire quello che è successo e da questo qui partire con un'azione di feedback e di miglioramento, perché su queste cose si può migliorare sicuramente. Questo qui è il nostro messaggio. Per quanto riguarda la gradabilità del cibo, su questo fatto io non voglio sparare addosso a nessuno, perché sicuramente io però credo che bisogna riposizionare il ruolo delle aziende di ristorazione collettiva.
spesso e volentieri ridotti al prezzo, su dei capitolati che vengono redatti da persone, secondo me, competenti, che sono le persone delle ASL, che sono dei nutrizionisti, che definiscono il menù rispetto a un percorso nutrizionale fatto in certo modo, fatto bene, però io credo che le aziende di ristorazione antica mettono sul piatto quello che è scritto nel capitolato. Chiaramente rispettando il capitolato, sono chiaro rispettare il capitolato, ci deve essere un processo sanzionatorio nei contratti, i patronieri, esiste la sanzione. Adesso non so se ci sono, se lei ha delle notizie che queste sanzioni non vengono combinate, ma esistono le penali che sono anche molto pesanti, insomma, per cui alla fine non c'è interesse da parte delle aziende, ma grandi, medie aziende, poi chiaramente ci sono degli operatori marginali, ma i operatori marginali non devono partecipare a gare di ristorazione collettiva, ci deve essere un rating di legalità per partecipare a questi settori qui, perché non si tratta di costruire, di fornire bulloni o matite, ma si tratta di impegnarci seriamente rispetto alla nutrizione delle nostre persone, dei nostri tipi di cittadini. Ecco, io devo dire che la nuova concettualità, e io su questo qui condivido quello che ho detto la parte mia, ci sono alcune cose che condividiamo sicuramente, anche perché il nostro è un approccio sereno, non polemico. Io credo che la ristorazione collettiva, con le migliaia di nutrizionisti che ha sul territorio, con le esperienze di best practice che ha, con le esperienze negative che ci sono, che ormai si devono emergere, deve partecipare insieme ai comuni alla redazione dei capitolati, come associazioni di categoria, come rappresentanti, per evitare che ci siano conflitti di interesse con le aziende, perché noi possiamo dare la nostra esperienza, perché abbiamo moltissime best practice da portare in ballo e di promuovere, per cui il nostro è sicuramente un approccio costruttivo e sistemico. Devo dire, avrei qualche cosa da dire, ma però non mi sembra che questa qui sia la sessione sul pasto portato da casa, dico pasto e non panino, come spesso viene detto, perché insomma, panino portato da casa sarebbe un passo indietro enorme rispetto a una conquista che è a mezzo, perché è questa antica sociale, nutrizionale, eccetera, a parte le eccezioni. Per quanto riguarda i costi, vabbè, noi abbiamo fatto un'analisi sia sui costi che sugli sprechi, parliamo su prima dei costi. Un'analisi che a livello nazionale noi abbiamo un ricavo pro capite sulla ristorazione scolastica di 4,6 euro al netto di IVA, di qualche semplice decennio. 4,6 euro, di cui il 37% sono le derrate alimentari, di queste a livello nazionale circa un terzo sono prodotti biologici a chilometro zero, IGP, DOP, ecosolidari. 44% è il costo del lavoro, il costo del lavoro che è incontraibile, perché alla fine diciamo, bisogna rispettare un contratto nazionale del lavoro, che è quello dell'amministrazione, si vede come essere pagati, e poi è un costo che poi non si possono fare eccezioni. Il 19% sono ammortamenti e oneri indiretti, perché molto spesso le istituzioni relative vengono chiesti di fare degli investimenti, perché i comuni per la stabilità a volte non hanno i soldi per strutturare le mense e le fattorie, e quindi questo qui rientra negli investimenti che vengono fatti per esempio di istituzioni relative. Quindi nel costo del pasto vengono inseriti anche elementi che nulla hanno a che fare con la nutrizione. Ecco, devo dire che il costo 4,60 euro con 10% IVA, che diventa circa 5,05-5,1, poi finisce nelle tasche dei cittadini con degli elementi, con dei costi ben superiori, perché effettivamente chi paga 8 euro si deve far carico anche della fascia ISE che non fa niente, insomma. Quindi evidentemente c'è una distribuzione. Poi non sta a noi capire come i comuni dividono questi 4,60 euro medi, diciamo, attraverso di casi di 7 euro e di casi 3,50 euro, che sono degli appalti 3,50 euro, in cui devo dire che effettivamente a volte i comuni pensano soltanto al prezzo e non pensano invece alla caratteristica nutrizionale. Concludo con due passaggi. Uno, visto che nella redazione dello studio di cittadinanza attiva è stato presentato anche il progetto il fatto degli sprechi. Gli sprechi sono un elemento molto importante, vuol dire che finalmente in Italia, questa è un'altra eccellenza che noi abbiamo da metà settembre, la legge 166, gli sprechi, non c'è nulla del genere in Europa. Gli sprechi è un fatto fondamentale e noi abbiamo l'idea di affrontare gli sprechi in un certo modo, cioè facendo, stabilendo una metodologia di misura di questi sprechi, perché si parla molto
insegnarli anche a mangiare cose che forse non corrispondono alla loro gradibilità. È chiaro che ai bambini piacciono i pasticcini, le patatine e la pizza. Io a volte intervisto i miei nipoti e loro chiaramente nelle faccine mettono la pizza la cosa migliore, la pasta con i ceci la cosa peggiore, invece la pasta con i ceci ha la sua importanza nutrizionale. E devo dire che deve essere messo a terra un progetto per dare una consistenza forte a questa legge 166, che non è soltanto un fatto, diciamo, che non abbia una sua valenza futura. E concludo dicendo che io sono d'accordo con Cinanza, concludo questa parte, dicendo che sono d'accordo con Cinanza prima che ci deve essere un approccio sistemico e trasparente. E noi ci siamo e ci mettiamo in gioco. Vogliamo evitare polemiche, perché in Italia ci sono delle situazioni marginali che devono essere sanzionate, ma ci sono tantissime, e la maggioranza, best practice che tutta Europa ci invita. Scasciati, un'ultima cosa, perché è così difficile però il confronto anche con le famiglie, con le associazioni? È sempre molto complicato, come mai c'è questo atteggiamento da parte delle aziende? Le aziende sono molto spesso filtrate dai comuni, perché le aziende vedono i comuni come stazione appaltante, alla fine si deve portare il comune. Poi non sempre è così, chiaramente ci sono alcuni casi in cui i comuni rifiutano il contatto diretto tra le aziende e le commissioni mensa, ci sono tantissime altre situazioni in cui c'è un contatto diretto. Devo dire che io, ultimamente alcune trasmissioni, insomma, parlando di questo fatto del pasto da casa, io devo dire che Angelo è così disponibile a confrontarsi con la commissione mensa, perché no? Perché io credo che, lo confermo qui ufficialmente, io credo che questo qui deve essere un approccio sistemico in cui tutti quanti diano un loro contributo senza danneggiare, rovinare, non buttare il bambino dall'acqua calda, qualche cosa che è una conquista importante e un'eccellenza importante. Va bene, grazie. Saggese, Brescia, volete chiudere questo tavolo prendendo spunto da quanto abbiamo detto? Volevo riproporre la battuta che stavamo facendo un attimino tra di noi mentre ascoltavamo gli altri interventi. Se prima parlavamo di visione e di missione e stavamo dicendo che tutti noi abbiamo dei bambini piccoli, se a scuola si avesse la stessa attenzione che alcune mamme, come per esempio la mia compagna, ha per il proprio figlio nell'alimentazione, noi faremmo questa rivoluzione. Io da 14 mesi sono padre e appunto l'attenzione che stiamo rivolgendo a questo aspetto è altissima, perché appunto abbiamo capito che è un aspetto fondamentale della vita. Io penso che questo modello debba essere riportato nel mondo della scuola e che lo Stato appunto si debba fare, tra virgolette, genitore, la scuola si debba fare genitore e si debba rivolgere questa attenzione fondamentale. Se noi riusciamo a porci questo come obiettivo, con il tempo sicuramente forniremo un servizio fondamentale ai nostri bambini, che diventeranno degli adulti consapevoli, degli adulti sani e quindi poi si avranno dei risvolti positivi in tantissimi altri settori, perché se abbiamo degli adulti sani anche il peso del costo della sanità può essere abbassato di gran lunga e così possiamo mettere innestare dei circoli virtuosi che sono quelli che servono al nostro paese per andare sempre meglio. Grazie. Allora, avanti con il disegno di legge. Sì, decisamente sì, avanti, mai come in questo momento, avanti con il disegno di legge. Anch'io voglio ribadire qualche esperienza positiva, tante esperienze positive che ci sono state nelle mense. Un caso di una mensa del comune di Caggiano, che è un piccolo comune a sud della provincia di Salerno, che è praticamente autogestita dai genitori, a proposito di chilometro zero e della necessità di incentivare il chilometro zero. Diventa un elemento di valenza economica per quel territorio, un piccolo comune dell'area interna del Salernitano. I genitori portano a scuola, hanno fatto un protocollo anche con l'ASL, chiaramente con tutti i controlli sanitari e secondo le procedure sanitarie previste e necessarie, per cui portano i prodotti delle famiglie a scuola e li cucinano lì e li consumano lì i bambini. È un modello di mensa che ha ricevuto
degli apprezzamenti anche su riviste scientifiche molto molto specifiche nel settore. Mi rendo anche conto che non è un modello di mensa che può essere utilizzato nelle grandi città, chiaramente, e ovviamente no, però potremmo fare una valutazione per capire quanto di questo modello possa essere introdotto nelle mense dei nostri piccoli comuni, perché l'Italia è fatta di tanti piccoli comuni, 8.000, dei quali molti sono al di sotto dei 5.000 abitanti, quindi è un modello che assolutamente potrebbe essere praticato in quelle realtà. Ci sono tante valutazioni da fare, penso che col disegno di legge dobbiamo andare assolutamente avanti. Alcune cose del disegno di legge sono peraltro già state indicate in altri provvedimenti fatti, si faceva riferimento alla legge sugli sprechi alimentari, ma anche nel decreto della buona scuola c'è un richiamo all'educazione alimentare, ci sono delle norme che già prevedono questa parte, il codice degli appalti, insomma li avete menzionati, li abbiamo menzionati insieme. Penso che siamo sulla strada giusta, insieme dobbiamo fare questo lavoro, noi come Parlamento abbiamo bisogno delle esperienze di tutti i settori, dei dati che voi avete raccolto, degli operatori del settore e del coinvolgimento per capire come possiamo migliorare un servizio, perché veramente diventi la mensa, ma non solo quella scolastica, anche quella ospedaliera, non dimentichiamo che è in genere la ristorazione collettiva, perché è frutto di uno stile di vita cambiato anche degli adulti, non soltanto dei bambini. Dobbiamo cercare di far sì che diventi un servizio essenziale. Grazie, grazie a tutti. Prego. Volevo fare una battuta, non mi permetto di chiudere, la senatrice. Io sto osservando, forse un'osservazione della data fatta da più simile degli altri, che c'è una sorta di processo di privatizzazione della scuola, un processo del fai da te, no? Sulla didattica, i genitori vogliono mettere in naso sulla didattica, sulle note, sulle cose. Ecco, io devo dire, sulle altre cose fate come volete, insomma, i genitori, cioè, sulla ristorazione, il processo fai da te è pericoloso, perché alla fine non tutti quanti sono esperti di educazione. Per cui questo processo di privatizzazione, prendiamolo prima, diventa ingestibile, cerchiamo di avere un approccio sistemico per risolvere i problemi che ci sono e non buttare quelle che sono le eccellenze in questo momento. Grazie, grazie mille, grazie per questa precisazione. Ringraziamo tutti i nostri ospiti di questo tavolo e li ringraziamo. Lasciamo spazio agli ospiti del secondo tavolo, che invito qui con me per parlare, per entrare un po' nel cuore di questa vicenda, perché grazie, grazie mille. Vecchione, anche lei deve salire, eh? Fa finta di non ricordare. Allora, sedetevi qui accanto a me, Daniela Albano, presidente della quinta commissione consiliare del Comune di Torino. Salve. Ceci, piacere. Accomodatevi, così mi aiutano anche a me, perché i nomi, Vecchione lo conosciamo, è stato molto intervistato in questo periodo e quindi è un volto noto. Salve, piacere, salve. E dunque comincerei proprio da quello che abbiamo definito il volto noto di questa tavola rotonda, perché la sentenza della Corte d'Appello di Torino è stata davvero un momento importante, importante anche perché ci porta a riflettere adesso, no? Sulla mensa che deve essere e che vorremmo. Quindi in realtà comunque la si pensi è una cosa positiva, perché può essere anche l'occasione per migliorare. Vecchione, chi sono le famiglie che rappresenta lei, che ha rappresentato lei, e soprattutto se vi rendevate conto che insomma questa cosa poteva in effetti mettere in seria difficoltà i comuni, in seria difficoltà le aziende di ristorazione? Avete creato un bel casotto, no? Direi di sì. Direi che più che pensare a chi mettevamo in difficoltà, a livello processuale pensavamo a chi potevamo aiutare, quindi sostanzialmente l'ottica era questa. Devo dire che la Paltriniere mi ha depennato tutta una parte di breve relazione sulle motivazioni che hanno spinto le famiglie, che
sono state bollate come quelle che si vogliono soltanto sottrarre ad un costo, mentre non è così. La principale delle motivazioni è quella che c'è un rifiuto di una... Si sente? La principale motivazione è stata non tanto quella del costo, che comunque a Torino, come abbiamo visto nelle slide, è assolutamente insostenibile, ma insostenibile soprattutto da parte di quelle famiglie che sono quelle che ho assistito, che non sono le famiglie della collina di Torino o dei quartieri bene, sono famiglie di quartieri come Barriera di Milano, di Mirafiori, che probabilmente anche chi non è di Torino sa di che quartieri stiamo parlando. Quindi quando parliamo di un costo di ristorazione di 7,20 euro a fronte di un importo che viene pagato all'appaltatore di 4,50 euro, quindi c'è una differenza che proprio è incomprensibile, o meglio, è stata accertata durante il procedimento dinanzi al giudice amministrativo, però tutto sommato l'amministrazione, anche quella entrante, al momento non ha ancora fatto nulla per riportare un costo a una sostenibilità. Quello che posso riportare io oggi è non tanto la questione di che cosa sia la sentenza, perché do per scontato che quantomeno la sentenza sia nota a tutti quanti che abbiano avuto il modo di leggerla, la sentenza e le 17 ordinanze cautelari del Tribunale. Purtroppo sento ancora parlare di ma la sentenza vale solo per il distretto della Corte d'Appello di Torino, così non è, le sentenze non sono leggi regionali o provinciali, le sentenze interpretano le norme dell'ordinamento, in questo caso interpretano ed estendono, sostanzialmente interpretano e rendono efficace dal punto di vista pratico l'articolo 34 della Costituzione, che contempla l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione inferiore. Quindi il fatto di essere costretti a fruire di un servizio a domanda individuale nell'ambito della scuola pubblica e dell'istruzione inferiore è ovviamente un concetto che la Corte d'Appello e il Tribunale non hanno potuto confermare. Allora, tutto ciò avviene in una città in cui oggi c'è una collaborazione profonda anche con l'ufficio scolastico regionale, che con una recente nota di venerdì scorso ha definitivamente dato le indicazioni a tutte le dirigenze scolastiche di Torino e del Piemonte di accogliere tutti i bambini che entrano a scuola e che non fruiscono del servizio comunale, di poter consumare all'interno dei refettori con insegnanti e compagni il loro pranzo. Questo perché l'elemento chiave della sentenza della Corte d'Appello e delle ordinanze è questo elemento di coesione e di unione dei bambini con gli insegnanti durante la pausa mensa, perché non è soltanto, come dice lo stesso Ministero e come diceva il Comune in giudizio, un momento di mera soddisfacimento di un bisogno nutrizionale, ma è proprio un momento di coinvolgimento. Il momento mensa, non il servizio comunale, d'accordo? Perché ricordiamoci sempre che il Comune, così come si difendeva in giudizio in tribunale, diceva io un servizio che potrei anche non rendere, d'accordo? Comunque lo rende, tutto sommato se ne si può avvalere. Quindi quello che è fondamentale, è, io qua cerco di dare un contributo tecnico, giuridico, nel senso che non mi sto a fare problemi, non faccio proposte perché non competono a me, e parlo sostanzialmente a una platea che immagino abbia un interesse ad ascoltare quello che dico piuttosto che contrastarmi come se fossimo in tribunale, perché forse non ci arricchiremo tutti quanti di qualcosa in più. E quello che è emerso nel corso dei procedimenti giudiziali e dalla nota ultima dell'ufficio scolastico regionale è una nuova precisazione di quelli che sono i ruoli all'interno delle scuole nell'ambito del servizio di refezione. Perché qua quello a cui si assiste troppo spesso, non solo a Torino ma in tutta Italia, è proprio un'inversione dei ruoli tra l'istituzione scolastica e l'amministrazione comunale, dove è l'amministrazione comunale che all'interno delle scuole pretende sostanzialmente di dettare determinate regole, imporre un determinato tipo di servizio. E il modo più facile che hanno le amministrazioni per imporsi è dire ma i refettori sono i refettori comunali. Allora, così non è. Allora, il refettorio
per il solo fatto che è stato costruito dall'amministrazione comunale, perché per legge ha l'onere di costruirli, manutenerli, arredare le scuole, il refettorio non diventa proprietà del comune, tanto più perché ci sono, per la gestione delle strutture scolastiche ci sono i piani di utilizzazione che vengono fatti di concerto con le istituzioni scolastiche e con le amministrazioni. Pensiamo ad esempio a una palestra: quando il comune organizza il corso di basket al pomeriggio, non è che lo organizza perché la palestra è sua, il corso di basket viene organizzato d'intesa con le amministrazioni scolastiche, quindi non c'è un potere d'imperio dell'amministrazione sulle strutture scolastiche. La palestra come il refettorio sono due strutture che sono naturalmente destinate a tutti i bambini che fruiscono di quell'offerta formativa, a prescindere che mangino il pasto della scuola oppure il pasto da casa. Quindi il problema sotto il profilo tecnico è proprio la questione dell'uso di questi refettori. Le scuole in questa situazione sono i veri padroni di casa di questi refettori. Il dirigente scolastico oggi, per legge, con l'ultima legge del 107 del 2015, è il capo d'istituto, è il datore di lavoro di tutto quello che avviene all'interno di un'organizzazione scolastica. Quindi assistere a sì, questa... I dirigenti che però aspettavano anche qualche indicazione, nel senso che adesso mi dispiace che oggi non siano qui, perché insomma mi sembra un po' un grande assente la scuola, no? Non hanno ricevuto indicazioni, non sanno bene come comportarsi di conseguenza, la vostra sentenza. Ma l'altro problema è che questa sentenza qua e queste ordinanze hanno fatto venire a galla i ruoli di soggetti che non sapevano di avere quei ruoli. Cioè il dirigente scolastico non deve aspettare le indicazioni del comune su come gestire questa situazione. Il dirigente scolastico è il soggetto che deve organizzare la vita all'interno della propria scuola. Allora, se i problemi che vengono posti, e che, ripeto, io veramente faccio fatica a comprenderli se non in una chiave di strumentalizzazione, che sono stati quelli della contaminazione dei cibi, del fatto che i pasti introdotti nei refettori sarebbero contaminati, sarebbero igienicamente pericolosi. Allora, tutte le famiglie danno la merenda ai bambini a metà mattina e non c'è mai stato un ASL che è venuto a controllare che cosa c'era nello zaino. Quindi, ripeto, mi sembra molto una strumentalizzazione questa. Ma se dobbiamo guardare, perché il mio ruolo qua oggi è quelle che sono le norme, allora il fatto di ipotizzare che un bambino introduca all'interno di un refettorio un alimento che non è fornito dalla ditta di ristorazione, ebbene, la norma per disciplinare questa ipotesi esiste. Viviamo in un paese che ha forse il maggior numero di leggi di qualunque altro paese. Allora, ed esiste il decreto legislativo 81, che non mi ricordo qual è, l'81 del 2008, che è quello che prevede il famoso DUVRI, cioè il documento unico di valutazione del rischio da interferenza. Allora, nel momento il DUVRI è un documento che il committente, cioè il comune, dà all'appaltatore e dice: guarda, tu svolgi un servizio in quella scuola, sappi che il pavimento è scivoloso, ci sono delle finestre, quindi fai attenzione a non aprirle, cioè segnala tutti quelli che sono i rischi. Nel momento in cui un appaltatore opera in una struttura che non è di proprietà del committente, ma opera in casa d'altri, dove altri sono la scuola e quindi il dirigente scolastico, al dirigente scolastico viene sottoposto il DUVRI, lui lo legge, appone eventualmente quelle che sono le modificazioni o le integrazioni che devono completare il quadro dei rischi e dice: guardate, nel mio refettorio ci sono Pinco, Pallino e Giovanni che mangiano il loro pasto da casa. Sappiate che in una situazione come questa bisogna individuare quelle che sono le strategie per evitare e attenuare il rischio, perché il rischio non si può sempre evitare, ci può essere sempre. Il dottor Scarciotti parlava di conservazione degli alimenti fornite dalle ditte di ristorazione. Bene, se ci sono delle tossinfezioni, le ditte sono tranquille perché hanno i loro campioni sui quali possono essere fatti i controlli, quindi sostanzialmente non rischiano nulla. Quindi, dal punto di vista normativo, il fatto dell'introduzione di un cibo esterno da quello della refezione comunale non ha nessuna grande complicazione, cioè può tranquillamente entrare previa regolamentazione. Quando la Corte d'Appello e il Tribunale di Torino parla di disciplinare le regole di coesistenza,
vuol dire semplicemente applicare le leggi di questo paese, non vuol dire nient'altro. Allora, quando poi la battaglia è stata fatta sul no, la Corte d'Appello non ha detto i refettori. La Corte d'Appello, di fronte alla domanda processuale che è stata fatta, ha detto: io come giudice ordinario, visto che mi fate una domanda generale di accertamento, non posso oggi dire che tutti quanti indiscriminatamente in refettorio. Ha semplicemente rimesso nelle mani dell'amministrazione tutta, non solo il comune ma anche l'amministrazione, il compito di disciplinare sulla base del quadro normativo vigente quello che erano le modalità per esercitare questo diritto. E allora facciamola parlare l'amministrazione comunale appunto di Torino, da dove tutto è partito. Voi avete dovuto affrontare immediatamente l'emergenza, diciamo. Sì, ecco, come vi siete comportati e come siete riusciti a conciliare tutti questi diritti, perché in mensa si intrecciano in effetti diritti di varia natura. Sì, infatti noi siamo il Comune di Torino, innanzitutto facciamo una precisazione: il Comune fornisce 33.000 pasti al giorno soltanto per la refezione scolastica, quindi un notevole quantitativo di pasti, non stiamo parlando di mense di piccole dimensioni, ma comunque un quantitativo notevole che forniscono sia alle scuole dell'obbligo sia alle scuole materne, con notevoli differenze tra quello che è il servizio offerto alla scuola dell'obbligo e il servizio offerto alla scuola materna. Notevoli differenze perché mentre le materne, il Comune di Torino, garantiscono il pasto cucinato sul momento, perché abbiamo disponibilità nelle materne di cucine in tutte le sedi scolastiche, per le scuole dell'obbligo invece il pasto è veicolato, con tutte le difficoltà che ovviamente comporta il pasto veicolato e le difficoltà anche a livello proprio gustativo di pasti, come dicevamo prima, che vengono cucinati alle 8 del mattino e consumati dai bambini a mezzogiorno e mezza, all'una e mezza, a seconda delle fasce in cui si trovano a consumare il pasto. Quindi sicuramente una situazione varia da scuola a scuola. Noi siamo orgogliosi che il Comune riesca a garantire questo servizio. Ci teniamo a precisare che siamo insediati come amministrazione da pochi mesi e quindi ci siamo trovati anche tra capo e collo questa sentenza, perché l'amministrazione precedente, pur sapendo, perché sono diversi anni che si porta avanti questa causa, pur sapendo che c'era questa causa in atto, non aveva preso alcun tipo di provvedimento e quindi non aveva cercato di trovare soluzioni. Quindi noi ci siamo trovati a cercare soluzioni. Come abbiamo detto, la soluzione non spetta soltanto al Comune di Torino, perché il Comune di Torino è soltanto una delle parti in gioco. All'interno del servizio di ristorazione, oltre al Comune, entrano anche ovviamente le ditte di ristorazione collettiva che forniscono il servizio. Come abbiamo detto, il dirigente scolastico e quindi l'USR attraverso il MIUR, attraverso l'ufficio scolastico regionale, perché i dirigenti scolastici hanno la capacità di scegliere, di decidere all'interno della loro scuola. Ovviamente entrano in gioco le famiglie, la componente delle famiglie, entra in gioco anche l'ASL, perché ci sono normative igienico-sanitarie che devono essere rispettate all'interno delle mense collettive. Quindi il ruolo che ha avuto il Comune è stato cercare di mettere insieme tutte queste realtà per cercare di affrontare insieme e trovare tutti insieme la soluzione. È ovvio che ci sono state difficoltà all'inizio dell'anno scolastico, perché non era facile arrivare ad un quadro chiaro, anche perché la normativa sanitaria, comunque anche la normativa dettata dall'ufficio scolastico regionale attraverso il MIUR, presenta diciamo dei vuoti normativi che non riescono a colmare tutte le situazioni. Quindi abbiamo dovuto affrontare questa situazione in divenire, abbiamo cercato di affrontarla meglio cercando di tutelare sia i cittadini ricorrenti e quindi quelle famiglie che hanno deciso, non solo i ricorrenti, ma quelle che hanno deciso poi di avvalersi del consumo del pasto domestico, sia ovviamente le famiglie che invece continuano ad avvalersi del servizio fornito dal Comune e quindi del pasto collettivo fornito dal Comune e dalle aziende fornitrici. Quindi abbiamo dovuto mettere insieme tutte queste realtà. Attualmente a Torino gli ultimi dati dicono che circa il 10% delle famiglie ha scelto di servizi del pasto da casa.
stiamo lavorando come comune per l'utilizzo dei refettori nel consumo del pasto domestico. Ovviamente ci sono questioni igienico-sanitarie, perché io parlo ad esempio da mamma, io ho due bambini che frequentano da anni le mense scolastiche, e ci devono essere delle normative per tutelare le famiglie che hanno scelto di continuare a consumare il servizio fornito dal Comune di Torino, quindi il pasto fornito dal Comune di Torino. L'azienda fornitrice deve fare una scia sui locali, quindi il locale del refettorio è coperto da una scia dell'azienda fornitrice. Ovviamente nel caso in cui all'interno del locale entrino altri tipi di alimenti, bisogna fare una nuova scia e quindi definire all'interno del refettorio una zona adibita al consumo del pasto domestico e una zona adibita al consumo del pasto veicolato dall'azienda. Questo perché ovviamente l'azienda, il Comune di Torino attraverso questa azienda fornisce un servizio. In caso di qualsiasi intossicazione o qualsiasi cosa che avvenga all'interno del locale mensa, gli alimenti che vengono consumati sono tracciabili, quindi c'è una tracciabilità dell'alimento, quindi in qualsiasi caso si può agire immediatamente sia dal punto di vista medico sia eventualmente dal punto di vista legale. Questo è quello che stiamo facendo per tutelare appunto le famiglie. Quindi la strada è refettorio in comune, zone separate. Esatto, refettorio in comune, zone separate, proprio per consentire all'azienda di tutelare la fornitura, quindi la zona in cui viene erogato il servizio dall'azienda fornitrice, e però dare al contempo la possibilità ai bambini di consumare il pasto all'interno del refettorio, quindi anche il pasto da casa può essere consumato all'interno del refettorio, semplicemente dividendo le aree, che non vuol dire sollevare un muro tra i bambini, sì, che consumano. C'è stata molta polemica sulla stanza del panino. Vuol dire semplicemente delimitare a livello burocratico, fisico, a livello di ASL, delimitare anche la zona adibita al consumo di uno o dell'altro pasto. Va bene, il vecchione che dice non va bene neanche no, non questo va bene. Io ripeto, per tutelare anche le famiglie, che sono il 90% delle famiglie che usufruiscono, che hanno figli che mangiano in mensa e che hanno scelto di continuare a fruire del servizio offerto da CAMS, dal comune attraverso le ditte di ristorazione. Quindi è vero che ci sono il 10% di famiglie che hanno deciso di lasciare il servizio, ma ci sono anche il 90% di famiglie che hanno deciso di continuare a fruire di questo servizio. E per noi è importante tutelare. Posso interromperla per chiedere a Vecchione come mai non va bene il refettorio diviso? Qual è l'obiezione? No, vabbè, allora il refettorio diviso è categoricamente è proprio l'ultima cosa che bisogna fare, perché è proprio il punto essenziale della sentenza. I bambini non devono essere separati. Ma io l'unico punto sul quale non concordo è quando si parla di ci sono norme igienico-sanitarie e bisogna fare la scia. Allora, io mi sono studiato ovviamente in tutti questi anni tutta la normativa. Allora, la scia, cioè la segnalazione certificata inizio attività, occorre una modifica della scia soltanto nel momento in cui bisogna fare delle modifiche strutturali, cioè se si modifica, sì, la DGR parla proprio di modifica strutturale, le variazioni. Il flusso di attività lo si disciplina, il flusso di attività non lo si disciplina con la scia che mi dice che questo è il refettorio ed è igienicamente idoneo. Se io da oggi posso cucinare devo comunicarlo con una scia. Sì, ma quella è strutturale perché cambia il tipo di attività. Qua stiamo sempre parlando di pasti veicolati. Adesso no. Non entriamo troppo nei termini giuridici della vicenda, ci riserviamo poi magari di approfondire. No. Però perché non separare anche appunto non delimitando da muri, comunque delimitare. No, ma la questione dei tavoli separati ovviamente è un compromesso che le famiglie accettano, non è che ci siano grosse campagne contro questo. Ma è proprio la questione del dubbio che dicevo prima, cioè il problema igienico-sanitario, in mancanza di norme, di leggi, regolamenti italiane, comunitarie, che vietino l'introduzione di pasti dall'esterno, perché comunque la stessa ASL dice che non esistono norme che vietano questo uso promiscuo dei refettori. Il fatto di creare tutta questa complicazione anche sulle scie, adesso poi con la dottoressa Pellerei probabilmente no, non concordo, ma non è questa la sede.
è tutto molto più semplice. Almeno però poi così ci sono le diete speciali, io quindi qualche continuano... pericolo lo vedo, perché se un bambino piccolino, ma io che mangio... allergico, ma che io... assaggia il cibo del bambino vicino. Ma io che sono un celiaco posso assaggiare il pane del mio vicino che fruisce della mensa e vado in shock anafilattico anche in questo caso. Quindi non esistono i tavoli separati dei bambini allergici. I bambini allergici oggi hanno il loro... pranzetto sigillato con nome e cognome, certo, però ma mangiano che devono mangiare solo quello, non lo so, qualche... continueranno a sapere che non possono assaggiare il cibo di cibo degli altri. Non è una questione di diete speciali o di alimentazione speciale, è una questione proprio che se io mamma di mio figlio viene intossicato da qualcosa che consuma in mensa, devo sapere cos'è. Io devo io oltre a sapere cos'è per adeguare appunto il piano di sanitario per andare intervenire sulla situazione di intossicazione, ma devo anche avere un responsabile di questa situazione, quindi nel caso di un servizio fornito da un'azienda ristoratrice io vado a cercare il responsabile all'interno dell'azienda ristoratrice e so che all'interno dell'azienda troverò qualche responsabile, che sia il chi ha preparato, chi ha cucinato, il responsabile sia qualcosa, esatto, chi ha distribuito, chi io ho controllato queste cose qua, quindi io all'interno di quell'organismo lì mi muovo per definire le responsabilità. Se a fianco di mio figlio c'è un bambino che ha portato il pasto da casa, io non posso in quel momento magari attribuire la ditta, la responsabilità alla ditta, perché mio figlio ha mangiato il panino del vicino e io non so cosa ci fosse dentro. Cosa ci fosse dentro. Quindi non è tanto una questione di tolleranza o intolleranza, è proprio una questione di responsabilità anche dell'azienda che fornisce, che ha una responsabilità su quello che fornisce. Certo, certo. Vado un attimo avanti, poi casomai facciamo un altro giro. Ombretta Pellerei del Comitato Mensa Aperta, mamma di tre bambini, quindi anche lei esperta sul campo, diciamo. Sì, di questo. Abbiamo tre figli che consumano il pasto nel refettorio di Torino. E voi siete soddisfatti? Allora, soddisfatti direi abbastanza, tutto è migliorabile. Io ho fatto parte della commissione mensa per una decina di anni, quindi sono andata sul campo a vedere com'era la situazione. Ho raccontato tante lamentele dei genitori, lamentele davanti a scuola, non su cose fondate. Ho raccolto lamentele su cose fondate dei genitori. Abbiamo incontrato, anche grazie al Comune di Torino, la società, una delle società di ristorazione che serve il Comune di Torino, sono quattro se non sbaglio adesso. Noi siamo serviti da una, ogni insomma, quindi abbiamo incontrato loro. La nostra scuola ha affrontato tre anni fa o quattro se non sbaglio una situazione molto delicata che adesso, diciamo, se vogliamo si ripresenta, proprio legata a un problema di veicolazione del pasto, perché è una scuola grande, confermo i dati che diceva la consigliera comunale del 10%, nella nostra scuola i bambini frequentanti il tempo pieno sono circa 435, hanno deciso di avvalersi del servizio di ristorazione scolastica, di ristorazione del pasto da casa, di rinunciare, sì. Ebbene, qualche anno fa è venuto fuori un problema di sicurezza del refettorio scolastico, per cui alcuni bambini non riuscivano più a entrare in questo refettorio perché erano troppi tutti insieme, per cui abbiamo iniziato a fare i turni. Dico abbiamo perché con le insegnanti, con l'allora dirigente, con l'ASL, col comune abbiamo lavorato veramente in concerto per trovare una soluzione, anche noi come genitori, e alla fine purtroppo si è dovuti arrivare a un'unica soluzione di far portare ad alcuni bambini che mangiano il pasto un solo giorno a scuola, quindi bambini di un modulo e di un Montessori, un pasto in contenitore monouso termosigillato, che sicuramente è un'altra gradibilità rispetto a quello veicolato normalmente nelle gastro, no? Quindi insomma la veicolazione dei pasti è già stato oggetto di grossi problemi anche dal punto di vista qualitativo nella nostra scuola. Dopo che è iniziato questo tipo di attività, come comitato genitori della scuola abbiamo deciso di fare un questionario di gradibilità, fatto fare dalle maestre ai bambini e fatto fare anche ai genitori, no? Okay. Anche perché i genitori riportavano quello che magari i bambini non osavano dire a scuola. Sicuramente la soluzione in quel caso non era ottimale, ma era gradita. Io vedevo i bambini mangiare, io come le altre colleghe della commissione mensa. La commissione mensa in quella scuola è molto presente, siamo
si cerca di andare frequentemente per vedere qual è la situazione. Detto questo, come mensa aperta abbiamo deciso a inizio anno scolastico di attivarci. Adesso la petizione che abbiamo lanciato coinvolge circa 1200 genitori, quindi insomma siamo un numero abbastanza importante anche noi, e abbiamo deciso di attivarci perché abbiamo visto che si scendeva su un piano troppo di scontro, non ci piaceva il clima che si era creato. Allora noi riteniamo che la mensa, questo come genitori, sia un diritto che noi dobbiamo avere, e ne consideriamo veramente un ruolo sociale molto importante. Dopodiché, se c'è chi sceglie strade alternative, riteniamo che queste debbano essere soggette a regole, semplicemente quelle. Quindi mi fa piacere trovarmi d'accordo su alcune cose che ha detto anche l'avvocato Vecchione su quello che ci si auspica, no? Perché effettivamente noi vogliamo che ci siano regole, semplicemente regole. I problemi sono vari, sono problemi di educazione nutrizionale, quindi aspetti nutrizionali, perché a fronte di alcuni di questi 10% di genitori, sicuramente ce ne sono alcuni, mi auspico davvero molti, che preparino il baracchino, si dice a Torino e non schiscetta, anche se tutti dicono a Torino è il baracchino, il mio nonno andava alla Fiat col baracchino. Comunque, a fronte di molti genitori che preparano, io vedo delle foto sul comitato mensa aperta meravigliose di termos super tecnologici, cose buonissime da mangiare, ci sono questi genitori e da parte mia tanto di cappello. A fronte di questi invece sono dei genitori che portano davvero il panino, quindi sono quei bambini lì che noi dobbiamo andare a tutelare, non quelli che hanno i genitori che gli fanno la pasta al ragù o la minestra di legumi. Col pomodoro biologico. Ma che faccio? A noi interessa tutelare quei bambini. Il rischio però è il panino col salame che si fa velocemente. Succede, nelle scuole questo sta capitando, delle colleghe ex della commissione mensa che mi dicono che ci sono i bambini con dei pranzi equilibrati, questi ci sono, ma ci sono anche quei bambini che portano il panino, portano il pezzo di focaccia comprato la mattina alla panetteria. Bene, ci sta il giorno della pizza, ce l'abbiamo anche come comune di Torino nella mensa, va benissimo, però questi bambini non possono mangiare un menù di questo genere per 9 mesi all'anno, quindi noi chiediamo che vengano date delle regole da questo punto di vista anche a questi bambini, perché diceva l'avvocato Vecchione, ci sono i genitori della collina, ma ci sono tanti altri genitori che sono di tanti quartieri più o meno disagiati di Torino, che sicuramente hanno scelto il pasto da casa perché il pasto è caro, è carissimo al comune di Torino. La battaglia, io inizialmente l'avevo seguita, la battaglia è una delle città più care. A fronte di questo spezzo una lancia a favore, cioè combattiamo questo caro mensa, che diventi una lotta contro il caro mensa, perché è vero tutto quello che ci diceva il rappresentante, ecco, perché tanti sono i costi, però è vero che noi con 3 figli a scuola abbiamo pagato un mutuo per diversi anni, perché è molto cara, ma quella deve essere la lotta. Ci diceva la dottoressa Paltrinieri che a Bologna ce l'hanno fatta ad avere un menù sano, equilibrato, decente, diciamo, perché poi le polemiche sono sempre che fa schifo, un buon menù, ok, un buon pasto. Allora, ce l'ha fatta Bologna, secondo me la battaglia va fatta anche quella su Torino. Ci sono tanti altri aspetti, la sicurezza alimentare non è secondaria, dai controlli dell'ASL ufficiali emerge che ci sono un sacco più di problemi nel pasto di casa che non nel pasto della ristorazione scolastica. Fortunatamente c'è stato un caso l'anno scorso, di nuovo abbastanza quest'anno scolastico passato, cioè 2015-2016, in un comune della provincia di Torino, ma dopo la salmonella degli anni 80 che c'era stata a Torino, devo dire che la sicurezza della ristorazione scolastica in Piemonte, da quello che vedo, dai dati che vedo in Italia, è abbastanza buona, considerando il numero di pasti che ogni giorno vengono veicolati, perché certo, quello va considerato. Certo. Quindi non è trascurabile, secondo me, il discorso della sicurezza alimentare, proprio perché ci sono genitori che hanno il termos che tiene la temperatura, ma ci sono dei genitori che magari danno una pasta fredda, non lo so, cioè bisogna considerare tanti aspetti, secondo me.
Poi per il refettorio condiviso, anche qua, perché chiediamo regole? Perché anche qui bisogna regolamentare la condivisione di spazi dove puliscono le addette della ristorazione, puliscono le ATA, ci sono le ATA disponibili? Nella nostra scuola c'è un'ATA per piano per tutto il giorno. Adesso la Regione Piemonte dice che metterà a disposizione delle ATA alle scuole, ma ben venga, speriamo che restino tutto il giorno. Se le mette a disposizione solo per le pulizie bisognerà regolamentare, perché mi vedo già lo scaricabarili di chi pulisce cosa, di chi è la colpa, che cosa, se ci sono le ragnatele nel refettorio. Quindi anche questo aspetto secondo me va considerato, va semplicemente regolamentato. Altri aspetti, vabbè, quello dei costi l'abbiamo detto, cioè sicuramente vanno contenuti, certo. Ed è quello sicuramente che ha mosso sicuramente questi genitori, che da quello che dicono non è solo un problema di qualità, ma è un problema di costo elevato. Di costi. Grazie. Prego. Grazie mille. Marco De Ponte, segretario generale Action Aid Italia. Action Aid insieme a Cittadinanza Attiva ha attivato questa rete che vuole anche appunto parlare di ristorazione collettiva. In questo caso abbiamo parlato di bambini in difficoltà e di famiglie in difficoltà. Molte stanno scegliendo di rinunciare, molte, alcune, in realtà non sono ancora moltissime, quindi di questo discorso forse si potrà parlare fra un po'. Comunque alcune famiglie stanno rinunciando perché è una questione di costi. Il rischio è che, come diceva la Paltrinieri, non tutte le famiglie riescano a sopperire in maniera adeguata alla mancanza del pasto della ristorazione collettiva. Ecco, come tutelare questi bambini e queste famiglie? Grazie. Ovviamente quando il dibattito in un convegno si accende si cerca, come dire, da un lato di posizionarsi, dall'altro di trarre delle conclusioni. Io penso che tutti qua siamo venuti per ascoltarci a vicenda, anche influenzarci, perché tutto sommato siamo persone, come dire, che cercano di risolvere i problemi, ciascuno dal suo punto di vista. Quindi io vorrei, forse senza permettermi conclusioni, ma dire alcune cose che, come dire, rilanciano la questione su un terreno dove forse ci può essere un accordo. Cioè, a me sembra che la questione di che cosa debba essere costituire la mensa giusta, cosa sulla quale noi Slow Food e Cittadinanza Attiva abbiamo lavorando sulla questione degli sprechi, sulla partecipazione, sulla questione dei costi e via di seguito a livello generale. Cose come quella che stiamo discutendo in particolare in questa parte del seminario, cioè la tutela del diritto individuale verso piuttosto, diciamo, la tutela dei diritti collettivi anche attraverso generazioni, diceva Antonio Gaudioso prima, siano tutte cose che in un certo senso possono risultare dei problemi particolari, ma che non possano essere risolte se noi non guardiamo alla governance globale di come si fa la ristorazione collettiva nelle scuole. Ci sono spazi amplissimi, prima si diceva addirittura forse dovrebbe essere quello della ristorazione collettiva un servizio gratuito, ci sono esperienze in altri paesi che hanno dimostrato come questa, fornire un pasto a scuola sia un modo per tirare fuori i bambini da situazioni veramente complicate. Un paese enorme come l'India ha, attraverso la fornitura di un pasto a scuola, avviato una rivoluzione copernicana, perché in un certo senso quello attira i bambini ad andarci a scuola, tanto per cominciare, no? Ma non so se in Italia, a breve termine ci possa essere l'opportunità di fare una cosa, perché c'è una cosa di questo genere, perché c'è sicuramente una questione di risorse, però secondo me il nodo è chiaramente politico, cioè noi dobbiamo rispondere a questa domanda di fondo, cioè a quale bisogno, diritto, si cerca di dare soddisfazione a
articolando, diciamo, una mensa adeguata nelle scuole italiane? Allora, secondo me, ne discutevo anche prima con Oliviero, secondo noi, secondo Action Aid, credo anche Cittadinanza Attiva Slow Food, la questione di fondo è che dobbiamo uscire un po' dalle logiche funzionali separate, cioè non si risolve, diciamo, con la mensa adeguata solo una questione sanitaria, non si risolve solo una questione educativa, non si risolve solo, come dire, una questione legata alla partecipazione civica. Anzi, si possono, come dire, affrontare tutte queste sfide assieme, perché comunque la mensa è un luogo nel quale i nostri bambini consumano in Italia 380 milioni di pasti all'anno, è un posto, diciamo, nel quale sono coinvolte circa 10 milioni di persone, perché tra i bambini, gli insegnanti, i fornitori, gli enti locali e i genitori, più o meno questa, come dire, quindi diventa anche un luogo, se vogliamo, di educazione e attivismo civico. L'istituto della commissione mensa è una particolarità del sistema italiano, quindi è anche una grandissima opportunità. E quindi, se si fa questo ragionamento e si dice, bene, attraverso quello che noi facciamo nelle mense scolastiche abbiamo l'opportunità di affrontare tutta una serie di questioni, non solo una, settore per settore, facciamo quel salto logico che forse non è ancora stato fatto e per il quale poi ci scontriamo con i problemi particolari che dicevo. Allora, sentendo, non è la prima volta che ne parliamo, ma sentendo un po' quello che è stato detto questa mattina da alcuni, io penso che ci sia una questione chiave sulla quale sarebbe bello uscire da questa mattinata, forse, diciamo, con un accordo, perché poi tutti i problemi particolari si risolvono a valle. Cioè, sostanzialmente, adesso la semplifico al massimo, la questione della ristorazione collettiva in Italia è diventata una questione grossa quando circa una trentina di anni fa si è passati alla possibilità del tempo pieno. Prima non era una questione, era una questione diciamo più circoscritta. Nel momento in cui è stato fatto questo passaggio, il servizio mensa è stato considerato un servizio accessorio a quello, diciamo, dell'istruzione, e quindi si è persa un po' la prospettiva sull'insieme dei bisogni, come dire, che invece si possono soddisfare, come dovevo dire. Probabilmente il salto logico che è necessario a livello di governance è quello di far sì che lo Stato riconsideri, diciamo, i servizi di ristorazione nelle mense come servizi essenziali, perché così facendo si risolve o si affronta, diciamo, si affronta in maniera organica il problema diciamo dell'eguaglianza tra i bambini, intanto tra regione e regione, i trattamenti degli enti locali da 3 euro a 8 euro, cioè questa cosa, come dire, in qualche modo dovrebbe essere assicurata. Si può cominciare a ragionare sulle questioni di quanto poi la collettività deve farsi carico di quelli che il pasto non se lo possono pagare, o di quelli che magari se lo possono pagare ma non ne sanno niente di nutrizione. Cioè, questa questione di considerare la questione della mensa come diciamo una questione maggiormente integrata con il servizio di istruzione, chiamiamolo così, mi sembra una questione fondamentale. Si potrebbero dire tante altre cose, però io penso, appunto, ne parlavo con Oliviero, ne dobbiamo parlare forse con Poletti, perché poi lì sono, come dire, sono le questioni di integrazione, si risolvono lì, anche le risorse pubbliche a livello nazionale con i riversamenti agli enti locali si risolvono lì. Quindi a me, uscendo, diciamo, dal anch'io, cioè i due bambini a scuola che vanno alla mensa con tutte le problematiche, però uscendo dal particolare, dalla situazione diciamo contingente di una città, di una sentenza, di un problema che sia a Torino, che sia a Corsico, eccetera, a me sembra che questo sia il nodo politico fondamentale. Sicuramente noi come attore civico andiamo, come dire, a svolgere un ruolo di monitoraggio come quello che oggi ha fatto Cittadinanza Attiva specifico, ma impariamo delle lezioni, diciamo, di policy generale, quindi ci faremo sicuramente promotori di un movimento in questo senso, cioè mensa,
prefezione scolastica come servizio essenziale regolato allo Stato, dallo Stato poi con le specificità, ma diciamo per tutti i bambini italiani. Una serie di conseguenze, grazie, grazie mille. Vecchione, diceva la Pellerei, quindi il diritto delle famiglie che scelgono di rinunciare è importante, ci mancherebbe, va tutelato, va tutelata anche però la parte che resta all'interno della ristorazione collettiva, che vuole restare all'interno della ristorazione collettiva, quindi in qualche modo bisognerà regolare, ma mischiare, separare, adesso poi ogni comune farà un po' a sé, no? Probabilmente al di là, al di là di tutto. Io quello che voglio sottolineare è che sulle percentuali di chi se n'è andato dalla mensa, nessuno canta vittoria, se se ne vanno il 10% o il 30% proprio non ci anche interessa. Fosse diritto di una. Fosse di uno, non ci interessa. È ovvio che c'è il massimo rispetto, noi abbiamo letto il programma di mensa attiva, è esattamente quello che sostenevano i genitori prima, quando hanno dovuto fare questa causa perché tanto non venivano ascoltate, e oggi probabilmente il merito che si parla di tutta questa vicenda si deve a quei 58 genitori che di tasca loro sono andati fino alla fine. Io invece però mi ricollegavo a quello che diceva poc'anzi di ActionAid, che qua si parla di educazione alimentare, tutela dei bambini, però non dimentichiamoci che e questo è l'aspetto diciamo sociale che posso toccare perché il resto non mi compete, i bambini che fruiscono della mensa nel tempo pieno sono all'incirca un 35-36% della popolazione scolastica italiana. A livello diciamo globale, nazionale, non penso che lo Stato si possa dimenticare di quell'altro 75% di bambini che non fruiscono della mensa. Probabilmente i problemi di povertà, di malnutrizione, sono problemi che riguardano anche tutti questi altri. Sulla questione invece di trasformare il servizio di refezione scolastica in servizio pubblico essenziale, va bene, può andare bene, a condizione che ovviamente non si sacrifichi la questione della qualità, nel senso che se mi viene fornito un servizio che è essenziale deve essere ovviamente qualitativamente, non dico eccelso, comunque adeguato. In secondo luogo deve essere un servizio gratuito, per questo forse io trovo che sia molto difficile che in questo paese possa realizzarsi una situazione di questo tipo, a meno che questo costo sociale sia un costo che viene realmente spalmato sull'intera popolazione. Noi abbiamo già fatto le proposte all'amministrazione comunale di dire ma perché il costo sociale di chi non riesce a pagare, di chi l'agevolazione lo devono pagare quei quattro genitori che pagano la tariffa intera. Cioè noi alla fine stiamo parlando di decine di milioni di euro all'anno che pagano le famiglie per compensare il costo sociale di chi non se lo può permettere. Questo noi lo troviamo sbagliato. Cioè, questo sì, ma anche l'assessore, teoricamente il sindaco concorre. Sì, sicuramente la mancanza di ascolto è stata una delle principali diciamo, cause di questa sentenza e sicuramente di questo modo di procedere dei genitori. Noi come amministrazione cosa vogliamo fare? Noi vorremmo far ritornare il più possibile famiglie a offrire del servizio mensa, valorizzando questo servizio, perché crediamo nel valore educativo e formativo di questo servizio. Quindi per noi è un servizio essenziale e importante che viene fornito alle famiglie e ai cittadini in generale. Ovviamente la strada che ha proposto l'avvocato è una strada che noi già avevamo valutato. Quindi far ricadere ovviamente il costo, non devono essere le famiglie ad avere ISE più alto a pagare per chi non può permettersi, ma deve essere la collettività, quindi l'amministrazione a pagare per chi non può permetterselo, e intraprenderemo questa strada compatibilmente con quelli che sono i vincoli dettati dal bilancio, però sicuramente sono una strada che percorrere, esatto, o quantomeno valutare sicuramente sì. Poi un altro obiettivo importante che ci poniamo, riprendendo l'intervento della signora Pellerei, è la rivalutazione delle commissioni mensa, perché secondo noi l'ascolto delle commissioni mensa è un elemento importante. Adesso le commissioni mensa hanno un regolamento a Torino, noi vorremmo modificare il regolamento nell'ottica di aumentare il numero di genitori che possono partecipare alle commissioni, perché sappiamo che i genitori sono volontari, che quindi fanno questo servizio nel tempo libero che hanno a disposizione, quindi se possono essere di più all'interno delle commissioni sicuramente può essere valorizzato il loro ruolo.
sicuramente un ascolto continuo delle commissioni mensa, quindi avere dei referenti che diano dei riferimenti certi per l'amministrazione, che possano essere contattati, perché adesso il referente della commissione mensa facoltativamente dà il proprio recapito, meno invece il referente deve essere contattabile dall'amministrazione, deve essere convocato dall'amministrazione, deve essere ascoltato dall'amministrazione, perché è solo questo che ci mette, che mette l'amministrazione in grado di dialogare poi con le aziende fornitrici del servizio, perché l'amministrazione deve porsi da intermediario, perché è quella che fa da intermediario di fatto tra chi fruisce il servizio e chi il servizio lo eroga. E quindi le commissioni mense in questo ci possono dare un supporto molto molto importante, anche perché altrimenti noi non abbiamo in mano come amministrazione, non abbiamo in mano nulla sulla qualità del servizio fornito, esatto, sulla qualità del servizio fornito, se non appunto le analisi organolettiche, sanitarie che vengono fatte sul cibo, che però nulla hanno a che vedere con quello che è la qualità del cibo. Grazie, grazie mille. Come no, prego. No, volevo continuare la discussione sulla questione servizi essenziali, perché chiaramente le specifiche poi devono essere articolate a valle. Allora, inserire un servizio come questo tra i servizi essenziali dovrebbe voler sostanzialmente dire riconoscere il fatto che lo Stato, che sia lo Stato centrale o le amministrazioni locali, non rinuncia al suo ruolo perequativo, ovviamente. Quindi, se poi tutto il servizio possa essere apparentemente fornito in maniera gratuita, oppure una parte debba essere fornita in maniera gratuita, dipende, perché comunque se si fa ricorso alla fiscalità collettiva, certo, tutti dovremmo contribuire a tutti i servizi essenziali, come le prestazioni sanitarie, che sono in gran parte fornite, diciamo, gratuitamente, poi ci sono i ticket. Cioè, queste cose non sono mai, secondo me, bianche e nere. Però riconoscere che si tratta di un servizio essenziale vuol dire, caro Stato, io pago le tasse, tu le mie tasse, quelle, diciamo, sia le tasse che le imposte, quindi entrambi, diciamo, concorrono a mettere a disposizione risorse della collettività che poi le istituzioni decidono come distribuire, facendo fronte ovviamente anche ai bisogni di chi ha i livelli più bassi. Quindi il riconoscimento è fondamentale, e poi ovviamente questo riconoscimento fondamentale ovviamente deve portare con sé qualità sufficiente, questo è evidente, qualità sufficiente per tutti. Non è che un servizio, perché è essenziale, fornito dallo Stato automaticamente deve essere abbassarsi di livello. No, magari se non ci fossero i famosi 88 miliardi di evasione fiscale in Italia, tutte queste cose sarebbero più semplici. Ma lì apriamo un discorso ben più ampio e di difficile soluzione. Grazie, grazie mille a tutti e quattro, grazie mille per... E così ci avviamo alla terza tavola rotonda, chiedo dunque agli ospiti di venire qui con me, perché a questo punto andiamo un po' su delle, in realtà le abbiamo già citate nel corso della mattinata, tante esperienze, questa è stata una tavola rotonda molto torinese, ma insomma abbiamo accennato anche ad altre esperienze. Dicevamo che appunto nella prima... Tutto bene? È caduto qualcuno? No, è caduto qualcosa, meno male. Abbiamo parlato di tante esperienze, soprattutto ci siamo riferiti alle grandi città, ma in realtà insomma abbiamo parlato tanto di Torino, di Milano, ma le mense scolastiche, grazie al cielo, ci sono anche
in altre parti d'Italia, anche se più andiamo verso sud meno sono, anche perché come sappiamo il tempo pieno è sempre è minore al sud. Allora, cominciamo a raccontare un po' di esperienze su altre città e comincerei proprio da Napoli, perché Napoli è una realtà un po' più limitata rispetto a Milano, a Torino che abbiamo citato, proprio perché appunto dicevamo il tempo pieno purtroppo non è presente in molte scuole, però come sta andando? Addirittura mi raccontavano di servizio che ancora non è partito il 18 di ottobre, è così? In realtà non è partito il 10 ottobre, perché ecco. Molte scuole hanno dei problemi rispetto all'organico, alla competenza dell'organico. Cioè, quindi è un problema di scuole? Dove sta il problema? Il problema di organizzazione del comune? Okay. Sì, perché sulla carta il comune fa iniziare la riflessione il 10 ottobre, quindi esattamente un mese dopo l'inizio delle lezioni. Questo è esattamente un mese dopo l'inizio delle lezioni, per cui questo è problema. Quindi voi vi siete rivolti al comune? Cioè state ci siamo rivolti al comune ed è praticamente un continuo passare la palla tra il provveditorato che non effettua le nomine in tempo e quindi non riesce a far sì che le scuole abbiano l'organico al completo e quindi non si può attivare il tempo pieno, non si può attivare la refezione. Però è grave anche il fatto che il comune... Quindi da voi il panino libero è già una realtà di fatto? No, perché non viene permesso ancora all'interno delle scuole, cioè non parlo della sentenza di Torino assolutamente, però prima che il comune dia lascia passare perché inizi la refezione non si può portare il panino assolutamente. Quindi cosa fanno i bambini? Tornano a casa, poi tornano a scuola? No, oppure c'è un tempo ridotto, cioè il tempo ridotto. Quindi per oltre un mese è tempo ridotto perché non è possibile usufruire della ristorazione scolastica. Dice, questa è la ciliegina sulla torta della situazione napoletana. In realtà la situazione a Napoli è abbastanza drammatica per diversi aspetti. Io faccio parte di sono un commissario mensa nella scuola dei miei bambini e faccio parte di un comitato che si chiama Ripensa la Mensa, che si occupa, riunisce insomma genitori che hanno come un interesse appunto quello della qualità e della sicurezza dell'alimentazione dei bambini nelle scuole e ci siamo occupati sin dall'inizio, è nato circa 3 anni fa, ci siamo occupati sin dall'inizio di 2 aspetti in particolare, che è quello dell'equilibrio nutrizionale dei pasti serviti in mensa e anche della sicurezza alimentare, sia per quanto riguarda insomma le analisi che vengono svolte sui cibi. E dal vostro monitoraggio cosa è emerso? È abbastanza... Non ci sono buone notizie? No, non ci sono buone notizie. Diciamo che dal punto di vista dell'equilibrio nutrizionale dei cibi siamo insomma parecchio indietro, visto un po' di realtà insomma diverse, anche insomma in base a quello che ha detto Claudia Paltrinieri, anche insomma i dati che tante sono patate. Stati... Tante patate, cioè, no, noi le patate insomma siamo moderati sulle patate, però abbiamo tantissimi problemi soprattutto per quanto riguarda la presenza massiccia di carne, cioè, abbiamo la carne 4 volte su 5, cioè, abbiamo praticamente, si dice sempre insomma l'importante è variare, l'importante è non utilizzare sempre farine raffinate, noi abbiamo pasta, riso, pasta, stop, non abbiamo nessun alimento integrale. Abbiamo 2 volte al mese un panino integrale che molto spesso non viene neppure distribuito. Abbiamo una presenza massiccissima di alimenti preconfezionati, di alimenti precotti, prefritti come i bastoncini. In alcune scuole ancora ci sono le crocchette, no, forse da 2 anni le crocchette fortunatamente sono state abolite. E la cosa che più a me fa impressione è ancora la presenza degli insaccati. Cioè, se gli insaccati sono stati inseriti tra i cibi da evitare, perché sono cancerogeni, e tra l'altro noi nella nostra scuola, insomma nel nostro comune, viene servito il peggiore degli insaccati, cioè rimacinati con additivi, pieni di additivi, tra cui l'E 250, ormai sappiamo tutti insomma, che sia alto rischio. Salsicce. No,
e quindi questo ancora ci chiediamo per quale motivo venga inserito, visto che è da evitare, perché viene inserito ancora nella dieta dei bambini piccoli. Poi ancora abbiamo massiccia presenza di primi al sugo, quello proprio abbiamo la collezione di al sugo, sì vabbè, e cibi ad alto indice glicemico, una grande carenza di legumi, ce li abbiamo una volta a settimana. E poi abbiamo una cosa molto divertente, sembrerebbe una barzelletta, in realtà non lo è, che è la presenza di questo doppio menù. Vi spiego un pochino che cos'è, cioè il SIAN che elabora il menù, il SIAN elabora un menù, equilibrato oppure no, insomma, questo lasciamo dire anche a persone autorevoli, insomma, più esperte di nutrizione. E il comune, a scopo divulgativo, siccome diciamo il menù del SIAN è fatto su 5 settimane che di volta in volta si ripetono, per diciamo, facilitare il lavoro ai genitori che quindi insomma, devono necessariamente abbinare il menù del giorno a quel giorno, il comune praticamente divulga sul suo sito un menù che dovrebbe riprendere integralmente il menù del SIAN. In realtà fa un po' di interpretazioni a fantasia. Cioè cambia, cioè non è quello che direbbe, no, cambia praticamente io ho portato due esempi di ottobre, che è un mese corto per noi perché iniziamo a mangiare abbastanza tardi, però per esempio il giovedì 13 ottobre al posto, cioè il SIAN voleva far mangiare ai bambini l'insalata di riso all'ortolana, il pesce in umido e i fagiolini all'agro, e invece è stato portato riso al pomodoro, pesce al forno e fagiolini all'agro. Ha cambiato, simile. Però la cosa grave è che il pesce al forno non è stato consegnato, e questo posso dire che in parecchie scuole non è stato consegnato, e al suo posto è stato sostituito con il bastoncino di pesce. Questo è un cambiamento che però è sostanziale, e tra l'altro siamo anche, insomma, adatto, la campagna insomma è rinomata anche per, c'è un alto tasso di obesità, quindi insomma sostituire il pesce con i bastoncini. E questa è una cosa avallata dal comune, perché noi abbiamo chiesto per quale motivo loro facessero questa cosa, e loro ci hanno risposto che in effetti molte mamme si erano lamentate perché avevano paura che i bambini non mangiassero. Sì, quello è un elemento importante che forse abbiamo trascurato in questa mattinata, il fatto che a volte sono le stesse famiglie che non veicolano dei giudizi positivi su questi cibi che vengono serviti e che non educano bene i propri figli, e quindi preferirebbero avere pasta e carne tutti i giorni perché così finalmente il bambino mangia. Invece il ruolo delle istituzioni in questo campo è importantissimo, perché deve prendersi una grossa responsabilità, cioè quello proprio di veicolare informazioni corrette sulla sana alimentazione, perché non ricordo chi prima parlava del fatto che la sana alimentazione si fa prima in famiglia. È vero che si fa prima in famiglia, ma non sempre è vero, perché non tutte le famiglie hanno né la strumenti culturali, né gli strumenti culturali, soprattutto a Napoli non hanno gli strumenti culturali per far sì che il bambino mangi insomma un'alimentazione corretta, quindi equilibrata. Certo, grazie mille. Da Napoli ci spostiamo invece a Perugia con Alessandra Bircolotti, consulente legale delle commissioni mensa di Perugia. Perugia che peraltro è finita nel mirino dei NAS in giugno, sì. Ci sono stati dei... Perché i genitori sono stati molto attivi anche su questo. Quindi, in che senso? Nel senso che hanno fatto le segnalazioni, e queste segnalazioni hanno poi avuto un meno seguito. Male però, meno appunto, male, perché certo, sono state riscontrate certo. Molte... Allora, Perugia è un'esperienza molto particolare, perché aveva un sistema particolarmente virtuoso prima che venisse modificato. Infatti io vorrei spendere, se possibile, qualche minuto in più rispetto a quelli che forse ai 7 minuti che mi erano stati dati, insomma. A Perugia c'è una situazione molto particolare, perché quando 30 anni fa si è iniziato a parlare di refezione scolastica c'era una completa autogestione da parte dei genitori, nel senso che il comune aveva tentato di fare la distribuzione dei pasti tramite la mensa comunale oppure tramite anche alcune ditte, però siccome aveva riscontrato un grandissimo malcontento da parte dei genitori, per venire incontro alle esigenze delle famiglie ha poi riorganizzato il servizio di refezione scolastica in modo differente, cioè ha iniziato
ad implementare le cucine interne alle scuole e poi ha fatto sì che i genitori si organizzassero in comitati, che poi alla fine erano semplici comitati di fatto, che fissassero e riscuotessero le rette, rette che poi venivano impiegate per l'acquisto delle derrate alimentari, che venivano cucinate dal personale del comune, insomma all'interno delle cucine, e quello che avanzava, quindi la differenza tra la retta riscossa e i costi poi per l'acquisto delle derrate, veniva reinvestito nella didattica. Questo è un sistema che si è protratto per tantissimi anni, poi però le famiglie hanno iniziato ad avere difficoltà nella riscossione delle rette ed essendo costituite soltanto in comitati di fatto, non avevano la capacità giuridica, chiamiamola così, di poter poi procedere alla riscossione del credito. Quindi si è poi arrivati al 2008 in cui si è avuto un primo cambiamento nell'organizzazione del servizio. C'è stata la prima grande esternalizzazione con la creazione di un centro di preparazione pasti che ha riguardato soltanto alcune scuole, dove è stata tolta la possibilità ai genitori di quelle scuole di poter acquistare direttamente il cibo. La creazione di questo centro di preparazione PAS è stata giustificata con il fatto che troppe risorse economiche erano necessarie per mettere a norma quelle cucine e di conseguenza si è pensato di fare una completa esternalizzazione. Contemporaneamente però, per venire incontro invece alle esigenze di quei genitori che volevano conservare la possibilità di acquistare le derrate alimentari, che comunque si erano battuti perché si erano fatti sentire perché quel sistema rimanesse, sono state create, tra l'altro con l'assistenza degli uffici comunali, quindi proprio ha fatto tutto il comune, delle associazioni dei genitori, associazioni quindi non riconosciute ai sensi del codice civile, ma associazioni che hanno assolutamente la capacità di poter agire in giudizio, tant'è vero che con me hanno fatto il ricorso al TAR, e che alle quali per statuto veniva data la possibilità di acquistare le derrate alimentari e per statuto poi quel che avanzava tra il contributo del comune, perché poi c'è stato un cambiamento anche in questo, e l'acquisto delle derrate veniva reinvestito nuovamente nella scuola. Quindi a parità di tariffa c'erano due sistemi binari, 40 euro all'epoca erano, 40 euro di tariffa, circa 30 euro di queste 40 il comune le rigirava sotto forma di contributo alle associazioni dei genitori per l'acquisto delle derrate, e mentre laddove i genitori provvedevano all'acquisto delle derrate c'era la possibilità di avere un avanzo di gestione da reinvestire obbligatoriamente, ma ben volentieri da parte dei genitori nella didattica, quindi all'interno delle scuole, a parità di tariffa nel polo di San Sisto, che era quello del centro di preparazione pasti e completamente esternalizzato alla ditta di ristorazione, invece non c'era questa possibilità. Chiaramente la differenza non è che, questo era un risparmio per il comune, nel senso che magari non spendeva lo stesso importo, o comunque lo spendeva, però al genitore non è tornato indietro nulla. Ecco. E questa accade nel 2008. Perché il comune ha fatto questa scelta? Per venire incontro ai genitori dicendo fissiamo noi, riscuotiamo noi le rette, in modo tale che voi vi occupate soltanto dell'acquisto delle derrate alimentari. Allora, questo però ha fatto sì che si facesse il primo passo verso la fine di un sistema virtuoso, perché poi hanno iniziato a dire che i genitori maneggiavano denaro pubblico, quindi tutta una serie di questioni che potevano essere superate diversamente, però sta di fatto che dal 2015 è stato nuovamente riorganizzato il servizio, senza però la partecipazione dei genitori, ed è stato completamente esternalizzato alle ditte di ristorazione. Ora, anzitutto una precisazione, l'autogestione da parte dei genitori non significa che i genitori andassero a fare spesa oppure facessero il menù o quant'altro. I genitori semplicemente si attenevano a determinate regole che erano le stesse identiche alle quali doveva attenersi la ditta di ristorazione per la selezione dei fornitori, perché le ditte di ristorazione hanno massima libertà in questo, nel senso che devono garantire il rispetto delle caratteristiche delle derrate alimentari con le quali si impegnano in sede di offerta, però poi
possono andarle ad acquistare da chi vogliono, purché vengano rispettate determinate quelle caratteristiche. Quindi comunque i genitori avevano gli stessi obblighi che aveva parallelamente la ditta di ristorazione nel centro di preparazione dei pasti. Questo però appunto il sistema è stato completamente scardinato e di conseguenza che cosa si è registrato? Adesso al di là delle polemiche per il fatto che i genitori avessero un controllo pieno e volevano loro fare gli acquisti delle derrate alimentari per garantire un livello di qualità maggiore, al di là di questo sul piano proprio pratico anche della partecipazione, che cosa è venuto a mancare? È venuto a mancare quel controllo a monte che nel precedente sistema era completo, era pieno, tutto era controllabile e la minima criticità poteva essere gestita agevolmente, perché bastava che il personale delle cucine, che tra l'altro era già esternalizzato, quindi c'erano molte cucine in cui c'era piena collaborazione tra i genitori che acquistavano le derrate e il personale delle ditte di ristorazione che poi procedevano, lo preparavano e lo cucinavano. Cosa succedeva? Magari l'addetto alla cucina si accorgeva che i bambini avevano poco gradito la pizza, avvisava subito il presidente della commissione, il quale a sua volta subito avvisava il fornitore e succede un'altra volta cambio il fornitore, perché non era vincolato da accordi commerciali tali per cui non ci fosse questa libertà di cambiare poi il fornitore qualora si fossero presentate delle criticità. Non credo che le ditte ad esempio possano dire, per fare un confronto, per anche cercare di individuare dei margini su cui si possa lavorare insieme, perché a Perugia si sta facendo questo, si sta cercando cioè di ampliare la partecipazione dei genitori anche nel momento di selezione delle derrate. E una delle difficoltà che è stata riscontrata dal rappresentante del nostro gestore a Perugia è proprio quella di riuscire a cambiare con facilità il fornitore, perché a monte ci sono degli accordi commerciali che chiaramente non è semplice riuscire poi a, sì, non sono così flessibili come magari pensiamo noi, hanno anche loro una struttura da un certo punto di vista burocratizzata, ci parlavano di un ufficio acquisti, poi piattaforme, cioè cercano di centralizzare il più possibile gli acquisti, perché chiaramente gli consente di avere un, suppongo, magari mi correggerete se sbaglio, ci sono qui i rappresentanti, per avere una capacità economica maggiore, no? Un potere contrattuale maggiore, più aumentano le quantità più chiaramente sul piano economico diventa conveniente. Però a Perugia, e arrivo al dunque, si è aperta una fase di partecipazione che è stata molto sofferta. A Perugia è stato possibile percorrere una via diversa rispetto a Torino, nel senso che a Torino i genitori sono stati costretti al mezzo estremo del pasto da casa, che comunque è un diritto, quindi va rispettato, però sono arrivati a questo estremo perché non sono stati ascoltati. A Perugia provenivamo da un sistema diverso, quindi i genitori erano abituati ad un determinato livello di qualità che si è visto fin dai primi giorni non poteva essere più garantito con l'esternalizzazione completa del servizio, per cui si sono attivati e dopo faticosissime battaglie anche a suon di ricorso al TAR, di segnalazioni ai NAS, a seguito delle quali sono state aperte delle indagini, insomma, ecco, quindi una situazione sicuramente con una conflittualità molto elevata, ecco, a fronte della quale però con la collaborazione anche del gestore che ha saputo cogliere alcuni spunti e con la parte politica che ad un certo punto ha dovuto ascoltare perché stava veramente esplodendo la situazione anche da noi, sembra che si stia arrivando ad una gestione condivisa, diciamo così, del servizio di refezione scolastica. Quindi ad esempio dal mio punto di vista io ho dato un'assistenza legale differente, nel senso che si è cercato di far sì che la partecipazione da parte dei genitori venisse garantita in ogni sede e
in ogni sede che cosa significa. E poi vorrei infatti fare anche una riflessione sul disegno di legge, che dal mio punto di vista di operatore sul campo proprio di assistenza ai genitori per far sì che si possa raggiungere un elevato livello di qualità del servizio, è un disegno di legge che non offre assolutamente nessuno strumento. Infatti mi avrebbe fatto piacere che la senatrice fosse rimasta qui, perché le avrei voluto chiedere, oltre al considerare il servizio di refezione come un servizio non a domanda individuale ma pubblico essenziale, che cosa cambia, perché quel disegno di legge non offre nessuno strumento operativo nelle mani dei genitori, che invece vanno considerati. Comunque, che cosa è successo quindi? Si è dato inizio, le associazioni di genitori sono rimaste e rimangono. A Perugia non esistono però le commissioni mensa. Quindi, ad esempio, una legge sulla refezione collettiva non può non avere un capitolo sulla refezione scolastica, il quale a sua volta non può non avere una parte dedicata alle commissioni mensa come istituto partecipativo obbligatorio, perché se così fosse sarebbe più semplice, ad esempio per quelle scuole in cui invece non c'è. Per dire Perugia, per fare il confronto, Perugia, se un presidente o un direttivo dell'associazione decidesse di far morire l'associazione, la scuola rimarrebbe completamente scoperta, non ci sarebbe più nemmeno la commissione mensa. Se ci fosse una legge invece che imponesse l'istituzione delle commissioni mensa sarebbe diverso, perché lì dopo la discrezionalità amministrativa del dirigente comunale o anche del dirigente scolastico nell'ambito della sua autonomia verrebbero comunque sia vincolate in un qualche modo, ma in senso chiaramente positivo. Per cui a Perugia si è cercato di instaurare un tavolo di partecipazione esteso, ma questo perché è stato fortemente voluto da parte dei genitori, un tavolo nel quale si siede sicuramente il gestore, perché deve essere messo al corrente di quali sono le criticità e comunque sia deve partecipare affinché vengano superate, ma non soltanto chiuso al suo interno, ma aprendosi a soggetti come la ASL, come le associazioni dei genitori, come il comune, ma anche come le dirigenze scolastiche, perché noi abbiamo cercato di comporre un tavolo in questo senso. Abbiamo chiesto che fosse presieduto dal sindaco, perché la parte politica ci deve essere, perché ci sono dei momenti in cui il dirigente si ferma e dice «Ah, ma io non posso perché o non c'è l'assessore o non c'è il sindaco». Il sindaco ha preso in mano la situazione ed effettivamente c'è stato un cambiamento anche in quel senso, gliene va dato atto, perché la battaglia è stata asprissima anche con tori molto duri anche da parte della sottoscritta, però va riconosciuto quando poi si riesce ad ottenere dialogare. Però ecco, questo poi aggiungo, sì. Abbiamo elaborato una proposta grazie ai genitori, perché insisto sul fatto dei genitori, perché se si vuole avere un servizio di qualità la componente genitoriale non può essere esclusa sia a monte che a valle, perché vanno bene i controlli a valle, in refettorio, però anche a monte. Infatti a Perugia, con anche la disponibilità del gestore, si vuole introdurre un meccanismo tale per cui, a prescindere da chi verrà dopo, perché adesso ci sarà una nuova gara, a prescindere dal dirigente comunale che dovesse cambiare, garantire che la commissione mensa cittadina o all'interno della scuola possa esprimere un parere a monte anche sulla selezione dei fornitori e quindi sulle caratteristiche delle derrate, che sia obbligatorio ma non vincolante. Cioè, obbligatorio lo devi chiedere e lo devi ascoltare, non vincolante non è che possiamo vincolare il gestore, perché siamo persone ragionevoli, è un operatore economico, non gli possiamo vincolare gli acquisti, però costringerlo a fare delle giustificazioni scritte sì. E questo è uno strumento operativo che consente a Perugia, lo ha consentito, perché l'abbiamo iniziato ad applicare prima ancora che, adesso il comune ce lo dirà se lo metterà nero su bianco nella disciplina di gara, che ha consentito di superare numerose criticità, perché quando viene meno il contatto tra genitori e tutti gli altri soggetti, che ad esempio nel disegno di legge sono contemplati mentre i genitori minimamente, allora sì che si può parlare di dialogo, di qualità e di risultati che si ottengono, altrimenti tutti ne escono sconfitti, primi fra tutti i bambini. Certo, grazie mille.
Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, ci racconterà magari come funziona Cerveteri, però è importante anche capire nel suo ruolo di coordinatore del network Italia in Comune, cioè rappresenta i piccoli comuni, qual è la realtà delle mense nei piccoli comuni, perché forse è proprio lì che può emergere una mensa migliore, chiaramente i numeri sono più contenuti e forse la qualità può essere un po' più elevata, è così? È una percezione giusta la mia o... Allora, intanto buongiorno, io sono Alessio Pascucci, sono sindaco della città di Cerveteri e portavoce nazionale di questa rete di amministratori locali che in realtà non federa solo i piccoli comuni, ma diciamo tutte le amministrazioni che hanno la volontà di mettersi in rete e semplicemente l'idea è molto banale, copiarsi le delibere che hanno risolto un problema in una città e esportarle nella città dove il problema ancora non è stato risolto. Tra l'altro, quando usiamo l'espressione piccoli comuni spesso ci riferiamo a delle realtà sotto i 5.000 abitanti, Cerveteri è una città di 40.000 abitanti, quindi l'esperienza è quella diciamo, dei medio, diciamo, dei comuni medi. Credo che sulla domanda generale, su come se la dimensione del comune abbia un ruolo nella soluzione del problema, sicuramente è una variabile importante, però visto negli interventi che mi hanno preceduto parlare della vision dell'amministrazione e della volontà di fare dei percorsi un po' più illuminati, cioè dei percorsi sperimentali, di investire. Credo che questo sia sicuramente una delle leve che deve guidare gli amministratori locali, soprattutto in questo momento storico in cui vengono lasciati un po' soli, vengono lasciati un po' a piedi. Ora non vorrei fare il solito sindaco che si lamenta dei tagli che subiscono gli enti locali, però credo che la riflessione, quando prima si è detto contrapponiamo il modello di servizio al modello di business, cioè quindi contrapponiamo l'idea che un servizio come la mensa o un servizio come lo scuolabus o altri servizi che vengono erogati dai comuni debbano avere l'aspetto del servizio e non debbano avere una matrice diciamo di guadagno, una matrice economica, ci stiamo interrogando in realtà su qual è il ruolo che i comuni e i sindaci hanno oggi nella nostra nazione. Voi considerate che i tagli progressivi che sono stati fatti alla spesa dei comuni, che rappresentano, lo dico perché non ce ne rendiamo mai conto, rappresentano il 2,6% della spesa pubblica nazionale, cioè tra gli enti che spendono di meno in percentuale rispetto a tutti gli altri, portano le amministrazioni locali a fare delle scelte che ci fanno dimenticare quali sono i principi costituzionali sui servizi che eroghiamo ai cittadini. Io faccio un esempio banale. Noi nella nostra città lo scorso anno avevamo un bilancio di 30 milioni di euro, che per una città come Cerveteri non è un bilancio alto, quest'anno ci siamo trovati con un taglio di 5 milioni di euro. Quando viene fatto un taglio così grande nelle casse comunali, poiché le bollette della luce, le bollette dell'acqua, il riscaldamento, gli affitti e gli stipendi che paghiamo al personale non possono essere toccati, anzi subiscono una piccola, seppur quasi impercettibile, aumento ogni anno, significa che quel taglio va su quelli che lo Stato considera servizi facoltativi. E lo Stato considera servizi facoltativi, per esempio, l'assistenza educativa culturale che diamo ai ragazzi disabili nelle scuole. Considera servizi facoltativi lo scuolabus, considera servizi facoltativi il servizio mensa. Questi che dovrebbero essere l'essenza. Allora io preferirei vivere in un comune in cui non si paga la bolletta della luce, non si paga l'acqua e non si paga l'affitto, non certo gli stipendi al personale che sono ovviamente in diritto dei lavoratori, ma non si va a incidere sui tagli che invece poi creano un disagio e una diseguaglianza all'interno delle nostre comunità. Questa è l'esperienza che viviamo. A Cerveteri questo ha causato un percorso di partecipazione. L'altro giorno un giornalista, in realtà qualche giorno fa, mi ha chiesto se è vero che io avessi dichiarato che gli enti sovraccomunali avevano abbandonato i comuni. Io ho risposto che no, non è vero, magari ci avessero abbandonato. A noi, se le regioni e lo Stato ci facesse fare il mestiere nostro, noi governeremmo benissimo le nostre città. Il problema è che a noi appena ci giriamo abbiamo il fuoco amico che ci spara alle spalle e ci costringe a fare degli esattori. Nella città di Cerveteri, che è una città diciamo veramente significativa ma rappresentativa di tante altre, lo scorso anno il 62% dell'IMU che hanno versato i cittadini è andato nelle casse dello Stato. Tra l'altro, quando lo Stato fa un prelievo forzoso dalle casse dei cittadini e dai comuni, non calcola l'evasione,
quindi dice io applico a questo comune il taglio del 40%, il 40% me lo prendo io, ma il 40%, siccome nessun comune riscuote il 100%, non è vero che è il 40%, diventa il 60%, diventa il 50%, soprattutto con questa armonizzazione dei bilanci, con questa idea folle che il pareggio di bilancio debba essere un obiettivo, diciamo, degli enti locali, che ci fa dimenticare che noi non siamo delle società per azioni, i nostri cittadini non sono gli azionisti, i nostri cittadini sono gli utenti di servizi pubblici che i comuni spesso hanno difficoltà a poter erogare. E vi racconto velocissimamente l'esperienza di Cerveteri. Noi abbiamo fatto un appalto nel 2012 che sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Noi abbiamo quasi abbandonato l'idea nella nostra città di fare le gare al massimo ribasso, lo facciamo soltanto in situazioni estreme, cioè se dobbiamo asfaltare un certo numero di metri quadrati in cui non c'è nessun dubbio. Riteniamo che la qualità del servizio debba prevalere sul costo del servizio che poi offriamo al cittadino. Abbiamo fatto un bando che è stato vinto da una società per 7 anni eroghiamo circa 270.000 pasti l'anno, quindi non una cifra altissima. Però Cerveteri è una città molto grande, è 136 km quadrati, noi siamo leggermente più grandi credo di Torino e di Napoli come estensione territoriale, abbiamo 9 frazioni e abbiamo 18 plessi scolastici, di cui 11 sono dotati di mensa, il che significa per esempio che il problema sollevato all'inizio, e cioè quello di avere un centro cottura centrale, per noi non è un'opzione, è una necessità. Perché non siamo riusciti a trovare una soluzione che ci potesse consentire a prezzi non esorbitanti di avere 12 diversi centri cottura. Quindi noi per esempio abbiamo un centro cottura centrale e siamo costretti a trasportare i pasti nelle diverse zone. Abbiamo dei tempi molto brevi, per fortuna l'azienda ci garantisce tempi brevi, però è comunque un disagio per il bambino che non riceve il pasto. Che cosa è successo? Il costo del servizio fino allo scorso anno era 40 euro mensile a bambino, per 8 rate, cioè noi diciamo non consideriamo la nona mensilità, quindi era 40 per 8. Quest'anno, per i tagli che vi ho detto prima, siamo stati costretti a aumentare la percentuale a carico delle famiglie, quindi abbiamo portato al 48% la quota a carico dell'utente e quindi si è passato da una cifra di 40 euro a una cifra che inizialmente sembrava essere di 55 euro a famiglia. Ovviamente c'è stata una piccola rivoluzione. Questo ci ha consentito di costruire un percorso partecipato con i genitori, dove all'inizio sono stato anche molto duro. Perché? Perché a seguito dell'aumento sono nate polemiche sulla qualità del servizio, polemiche che non c'erano prima. Allora io ho detto che la qualità deve essere il nostro primo obiettivo, indipendentemente da quanto costa il servizio. Se il servizio costasse 1 euro o 0 euro, noi dovremmo pretendere per i nostri bambini una qualità eccezionale, perché è il posto dove mangiano e dove creano anche il loro percorso di salute alimentare. Non è possibile che le polemiche sulla qualità del servizio nascono quando c'è un aumento, c'era qualcosa che non funzionava. Ci sono state consegnate delle relazioni terribili da genitori che facevano parte del comitato mensa, in cui sembrava che dovessero arrivare con l'elicottero e portare via tutti quanti, su sopralluoghi fatti a marzo e protocollati a giugno. Quindi insomma all'inizio sono stato un po' duro, perché penso che la serietà deve essere quella di mettersi a un tavolo e dire c'è un aumento, è un problema e dobbiamo controllare la qualità e questo è un altro problema. Abbiamo poi creato un tavolo permanente, sperimentale, abbiamo fatto la prima riunione a ottobre perché la faremo mensilmente, quindi la stiamo facendo adesso, in cui oltre al comitato mensa invitiamo via mail tutti i genitori a venire. Non vi posso nascondere che quest'anno che la mensa è informatizzata e quindi abbiamo la mail di tutti i genitori, sono stato un po' deluso dal fatto che la prima riunione eravamo 30, se non 30, 40, non eravamo i 300 che c'erano la prima volta quando c'era stato l'aumento. Quindi secondo me dobbiamo prima partire come cittadini da un'analisi di quello che vogliamo noi stessi per i nostri figli. Cioè noi ci dobbiamo lamentare se c'è un aumento, ma se poi parte un percorso di partecipazione ci deve essere la presenza e ci deve essere un confronto. Siamo poi riusciti a abbassare anche il costo grazie alla manovra finanziaria e adesso il costo è di 50 euro per la famiglia che ha un solo figlio, di 45 euro per le famiglie che hanno due figli e di 40 euro, quindi come l'anno scorso, per le famiglie che hanno tre figli. Però perché dico questo? Perché il tema è che tipo di idea abbiamo del servizio pubblico, che tipo di idea abbiamo dell'amministrazione comunale. La percezione che i cittadini hanno spesso è che il sindaco sia un loro nemico, che l'amministrazione sia una loro nemica, sia un ostacolo da abbattere. Noi abbiamo invece il compito e l'onere di rappresentare gli interessi degli utenti nei confronti delle terze parti. Quindi su questo si può costruire un percorso e se la polemica resta nei comuni
e non estendiamo questo percorso ai problemi che ci sono però negli enti sovraccomunali, i cittadini continueranno ad avere dei sindaci che si ingegnano sempre di più per risolvere i problemi finanziari, ma avranno necessariamente una privatizzazione del servizio, e questo avviene in tutti i settori. Quindi su questo secondo me possiamo lanciare una sfida, copiare da, oggi ho visto Campolongo, ho visto... copiamo dai migliori, perché io dico sempre che una cosa che si è fatta in, una, in un posto si può fare anche in un'altra, quindi diciamo non saranno marziani quelli, no? Ci avranno pensato più di noi, e Italia in Comune ha questa filosofia, ma cerchiamo anche di costruire delle reti che dal basso sollecitano gli enti sovraccomunali a capire che un posto in cui non c'è il servizio scuolabus, o qui c'è un servizio fatto con quei pochi soldi che rimangono, o un posto in cui l'assistenza educativa culturale, io mi batto su questo, perché noi quando siamo entrati in amministrazione nel 2012 abbiamo aumentato del 60% le risorse sui servizi sociali. Questo è il primo anno in cui sono stato costretto a ridurre le ore di assistenza ai ragazzi disabili nelle scuole. E secondo me è il fallimento del sindaco, del comune, della regione, dello Stato, di tutti. In una nazione in cui da due mesi sentiamo parlare soltanto della riforma costituzionale, che sarà sicuramente un tema importantissimo, io non lo metto in dubbio, insomma, non voglio sminuire l'importanza e la centralità della Costituzione in Italia, ma credo che quello che mangiano i nostri bambini è più importante di quanti senatori siedono a Palazzo Madama o di quanti parlamentari ci saranno all'interno del Parlamento. Non voglio dire una cosa demagogica, voglio dire quello che noi sindaci riscontriamo quotidianamente nelle nostre città. Quindi su questo lanciamo un appello a Cittadinanza Attiva, che siamo, diciamo, a Cerveteri siamo dei loro fan, dei loro estimatori, e ne riconosciamo l'utilità sociale nazionale, di costruire una rete che dal basso arrivi a far capire a chi sta sopra che oltre al sì e al no ci stanno anche un po' di problemi un po' più importanti forse per i cittadini di tutti i giorni, che spesso non capiscono le riforme ma capiscono che non arrivano a fine mese. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ah no, scusate, ho dimenticato un aspetto e poi chiudo davvero. Dove sono i bambini? Cioè, noi abbiamo fatto questo tavolo, io alla prossima riunione del tavolo dirò che dobbiamo portare i bambini, perché questa cosa che deleghiamo la posizione dei bambini ai loro genitori è aberrante. Ci saranno dei problemi quando ci stanno i minori, 3.000 problemi, vanno affrontati. Se bisogna costruire un percorso nuovo sulle mense, lo dobbiamo fare prima di tutto avere i bambini lì seduti, perché vogliamo sentire che ci dicono fa schifo l'uovo, ce lo devono di loro, non ce lo devono di genitori. Il prossimo anno dobbiamo avere qui alla tavola rotonda anche i bambini. Anche su questo dobbiamo fare un percorso. Grazie davvero. Carla Rocchi. Di Slow Food Italia. Allora, quello che mangiano i bambini è sicuramente più importante della riforma costituzionale, ripartirei proprio da qui. Insomma, anche voi di Slow Food siete impegnati ovviamente nel miglioramento e nell'educazione dell'alimentazione, e si parte proprio dalle scuole naturalmente. Sì, intanto credo di essere l'ultimo intervento di oggi, poi ci sono le conclusioni. In tutti i casi abbiamo raccolto insomma credo tantissimo, e devo ringraziare per forza Cittadinanza Attiva, perché prima sono compagni di viaggio, ma soprattutto per questo lavoro che hanno fatto, che credo sia veramente uno strumento per tutti, quindi grazie veramente di cuore, perché è sempre interessantissimo poter avere queste fotografie e queste analisi. Sta di fatto che al di là delle analisi, i numeri, le fotografie, mi sembra che la situazione sia abbastanza chiara. Allora, ci dice Alessio Pascucci, portiamo i bambini, ma io dico portiamo anche i docenti, perché ci manca, no, questo pezzettino qui nel discorso. Cioè, se quel momento lì è un momento educativo, mi sembra che oggi si sia detto poco, che i docenti devono essere anche formati, coinvolti, spronati, e a far sì che comunque quello diventi anche quel momento lì veramente un momento educativo. Io vorrei dire una cosa, ma più che altro appunto ne sono state dette tantissime, credo che si sia capito bene, come diceva anche Marco De Ponte, che tutti vogliono trovare una soluzione, no, a un problema importante. Però noi abbiamo 54 anni di scuola da una riforma che è stata essenziale, cioè la riforma del 62, che ha imposto a un'Italia che stava ricrescendo che la media fosse obbligatoria per tutti. Cosa hanno portato i 20 anni dopo quella decisione lì, una decisione politica importante? In quegli anni, nei 20 anni successivi, noi siamo diventati il secondo
paese manufatturiero d'Europa, siamo entrati in un giro che è quello dei potenti, no, del mondo. E lo è stato perché abbiamo alzato il livello culturale della nostra classe dirigente del futuro. Allora, se noi non capiamo, cioè, ma lo capiamo, nel senso è venuto fuori bene oggi, che è proprio questo il discorso, cioè il discorso della visione che ha introdotto la Claudia Paltrinieri, che saluto, che sta andando via, e con cui abbiamo fatto sempre dei lavori insieme interessanti, è questo, cioè qualcuno ce le avrà messe, no, ste macchinette dello junk food dentro? Un giorno sarà arrivato qualcuno che ha detto si possono mettere delle macchinette di junk food dentro una scuola? Allora, gli stessi e noi stessi, perché l'abbiamo permesso, comunque perché adesso non le togliamo? Cioè è una volontà che manca, no? Nel veramente intervenire in maniera totalmente diversa, cioè qui bisogna cambiare la visione culturale. Cioè noi quando 30 anni fa abbiamo cominciato l'avventura di Slow Food e abbiamo messo il cibo al centro di un dibattito che poi è diventato politico, era perché è chiaro che lì, è stato ricordato molto bene, gira di tutto, dal business, come è stato ben ricordato, ma al futuro di un popolo, perché comunque noi siamo quello che mangiamo, e l'abbiamo detto tante volte. Quindi come si fa a non pensare che ci siano delle soluzioni che sono già lì dietro l'angolo e che però non vengono messe in atto? Perché ricordava bene lei, il disegno di legge che c'è adesso in discussione, anche secondo noi non è esaustivo di tutto quello che è il problema invece da risolvere. Quindi evidentemente, almeno dal nostro punto di vista, non c'è ancora quella visione culturale che per esempio appunto c'è stata nel 62, quando si è deciso che ci si doveva culturare tutti in maniera diversa, almeno minimamente, no? E mi sembra che questo sia un po' il nodo della questione, perché a me dispiace, però io oggi ho sentito addirittura che quello che noi chiamiamo partecipazione è stata considerata privatizzazione. Cioè, ma quella è partecipazione, non è privatizzazione. Cioè non si può pensare che si sta stimolando un processo partecipato perché gli attori sono più d'uno, non può essere solamente lo Stato o solamente la scuola. E questo viene visto come un'intrusione o comunque come un pestare i piedi. Ma cioè, se non si cambia questo pensiero qui, ma come si fa ad andare avanti? È questo che io mi chiedo sostanzialmente, anche alla luce di quello che ho sentito oggi. E poi volevo dire alcune cose. Si è parlato di Bagnaripoli come esempio. Bagnaripoli, io ricordo, a parte che è stata un'esperienza slow, ma ricordo che addirittura, per quanto è stato virtuoso, e se vuoi Alessio poi ti metto in contatto con Antonio Ciappi, si è stati costretti a portare gli stessi produttori, gli stessi prodotti dentro la scuola, perché i bambini mangiavano solo a scuola e non mangiavano più a casa. E quindi da lì si è dovuto stimolare un gruppo d'acquisto interno alla scuola, perché i bambini dicevano no, il polpettone che fai a casa non mi piace, mi piace quello che mi danno a scuola. E i genitori sono venuti da noi a dirci come facciamo a comprare quei prodotti. Cioè lì si è stimolato l'economia del territorio, senza tornare al famoso chilometro zero che ormai siamo tutti stanchi. Chiamiamola economia del territorio, economia di prossimità, nel senso quello che si può stimolare delle nostre comunità del cibo locali. Si è fatta educazione alimentare, perché sono stati i bambini quasi a farli a scuola. Ma da dove si è partiti? Si è partiti proprio da questo. Lì dentro c'era già un orto scolastico, cioè quei bambini e quella scuola era già predisposta a voler fare quel passo lì. Quindi eccolo lì la visione culturale di cui abbiamo bisogno. Ed ecco perché è importante il ruolo dei docenti, perché spesso noi siamo stimolati da loro per fare gli orti senza mezzi, senza... Guardate che in questo momento lo Stato non sta investendo niente su queste cose qui, anche quando si diceva prima diventiamo tutti attori dello stesso sistema, sì, ma non vengono sentiti gli interlocutori, perché siamo stati noi tutti, io parlo noi, Cittadinanza Attiva, Action Aid e tanti tanti altri, sentiti anche in occasione di Expo per questi temi, ma non è venuto fuori nulla poi. Non c'è un vero tavolo di lavoro dove noi siamo chiamati a dire la nostra, ci dobbiamo sempre proporre noi. Lo Stato non ha ancora capito che queste esperienze virtuose nascono proprio dal basso, dalla gente. Allora, se questo non è uno strumento, qual è strumento allora? Mettere la macchinetta dentro?
la macchinetta delle porcherie dentro una scuola, quello è lo strumento, non credo, no? Allora, se non si capisce che in Italia si sta lavorando su questi temi, si sta lavorando da tanto, e che queste pratiche sono delle pratiche a disposizione di tutti, noi abbiamo una rete internazionale degli orti per tutto l'organismo Mensa di Slow Food nel mondo, dove in open source andiamo a fare quello che diceva Alessio prima, cioè copiarsi quando si è fatto. C'è Praga che sta facendo delle cose incredibili, Copenaghen che fa cose fantascientifiche per noi, e quando tu le senti dici si può fare, si può fare, e sembra, no, un po' all'Obama, ma si può fare veramente se si vuole, ma si vuole fare, cioè quello che noi ci domandiamo. Quindi noi questa domanda ce la siamo fatta tanto tempo fa quando siamo intervenuti sui sistemi locali del cibo anche in altre situazioni, no? Penso ai mercati contadini, ai presidi Slow Food, altre situazioni, e poi l'abbiamo fatto in compagnia dei nostri compagni di viaggio in questo, perché quando abbiamo trovato ActionAid e Cittadinanza Attiva abbiamo detto è questo su cui dobbiamo lavorare, perché qui c'è il grosso del futuro dell'Italia. Quindi dal nostro punto di vista no, non c'è dubbio. Ma rimane invece il dubbio che si voglia veramente intervenire in modo radicale, culturalmente cambiando una società, come siamo stati capaci di fare su altre cose quando l'abbiamo voluto. Quindi io vorrei stimolare soprattutto questo, cioè possiamo farlo, ma dipende da noi. Grazie. Grazie mille. Colpevolmente avrei dovuto far parlare prima Pamela Baiocchi, perché torniamo su Cerveteri e il sindaco ci ha già descritto un po' la situazione. Pamela Baiocchi è una mamma, fa parte della commissione Mensa, ha detto la verità, comitato genitore, ha detto la verità il sindaco, sì? Allora, il sindaco ha detto l'assoluta verità. Diciamo che io come ultimo intervento vorrei dare un messaggio positivo e non il solito messaggio di genitore insoddisfatto. Diciamo che noi genitori di Cerveteri abbiamo avuto in un primo momento uno scontro con l'amministrazione, come ha già citato il sindaco, per quanto riguarda l'aumento della refezione scolastica. Questo scontro ha portato diciamo a cattiva informazione da parte dei vecchi referenti Mensa, insomma diffuso un po' il terrore della Mensa, eccetera eccetera, fin quando noi abbiamo deciso di andare a fondo non con lo scontro ma con la collaborazione. E abbiamo iniziato un ottimo percorso con l'amministrazione comunale, siamo stati ascoltati, ci hanno revisionato la tariffa, seppur di poco, però è stata accolta per quello che si poteva fare chiaramente. Sono stati i primi a voler verificare se la qualità della mensa era scadente, se era buona, se era ottima, sono stati i primi e bisogna dargliene atto. Da lì abbiamo iniziato delle nuove cose, delle nuove idee, diciamo. Il sindaco ci ha proposto di fare dei tavoli a cadenza mensile nel quale sia la commissione mensa, che aperto anche a tutti i genitori, si potevano esporre i problemi, si potevano esporre nuove proposte, cose anche al di fuori della normalità. Ad esempio adesso abbiamo fatto di recente un evento chiamato la giornata delle fibre, dove attraverso l'azienda, ci siamo messi d'accordo, Commissione Mensa ed azienda, abbiamo portato i cibi integrali, abbiamo testato il prodotto, se ai bambini piaceva, se i bambini accoglievano questo prodotto, attraverso anche una sperimentazione didattico-alimentare, mi spiego meglio. Abbiamo messo dei tavoli, dei piccoli tavoli nei locali mensa, dove i bambini potevano vedere com'era il grano in natura, testare, toccare le farine. Devo dire che è stata un'esperienza molto molto positiva e che vogliamo riproporre nel tempo anche sotto diversi tipi di alimenti che ancora non sono comunque inseriti nel menù. Detto questo, ovviamente c'è da lavorare, c'è ancora da seguire, non bisogna mai lasciare questa via, perché la collaborazione è tutto. Però il dialogo fra amministrazione e componente genitori è possibile laddove... È possibilissimo. Voi siete la dimostrazione che questa cosa è possibile, che migliora di molto il servizio. Esatto. Cosa che invece a Napoli, chiedo scusa, non c'è stato. Voleva aggiungere una parola, perché ci sembra di capire che Napoli da questo punto di vista non abbia un'esperienza... Ah, prendi quella. Sì, purtroppo la nostra esperienza non è stata così positiva, perché inizialmente c'è stata un'apertura da parte degli organi competenti, del comune,
che poi in realtà non si è realizzata. Cioè, noi siamo stati stracontenti nel momento in cui c'è stata la creazione per la prima volta nel luglio 2015 delle commissioni mensa, perché insomma non esistevano, no. Quindi abbiamo avuto, diciamo, tutto quest'anno per testare il funzionamento delle commissioni mensa. In realtà nel regolamento è previsto che ci siano commissioni mensa a livello di istituto, municipali e centrali. Noi praticamente non abbiamo mai visto una riunione delle commissioni mensa municipali, se non su nostra richiesta, un'unica riunione su nostra richiesta, perché praticamente c'erano state delle criticità abbastanza gravi che riguardavano le quantità di cibi che non venivano rispettati, che riguardavano insomma anche altri aspetti della mensa, ma tutti aspetti sanzionabili, almeno da capitolato. E in effetti noi quindi abbiamo richiesto con urgenza questa riunione. In realtà, a distanza di 5 mesi, loro ci hanno riconosciuto, hanno detto che abbiamo fatto un lavoro enorme, molto dettagliato, di tutte le critiche. In realtà no, non ci hanno risposto, non ci hanno detto se le sanzioni sono state applicate, quindi noi ancora non lo sappiamo. Quindi anche se, cioè, fino ad oggi lo strumento ci sarebbe, perché le commissioni mensa sono state istituite, ma noi non vediamo un reale... Non venite ascoltate, assolutamente, almeno per ora è così. Speriamo che un altro anno la presentazione di un nuovo rapporto anche Napoli possa portare un'esperienza positiva. Io ringrazio anche i partecipanti a questo terzo tavolo, grazie mille a tutti. Ci avviamo a conclusione, quindi direi che Annalisa Mandorino, vice segretario generale di Cittadinanza Attiva, può tirare un po' le somme di questa mattinata in cui sono state dette tante cose, ci sono state anche tante esperienze positive, per fortuna, che sono state raccontate, perché... Mi tocca sempre questo momento ingrato, perché quasi sempre è la fine della giornata, di solito sono giornate anche molto ricche di dibattito, per cui sono giornate insomma anche faticose, per cui cercherò di andare brevemente, però mi piace cominciare da due, diciamo, spunti storici, uno che riguarda un po' di più la nostra organizzazione Cittadinanza Attiva e un riferimento storico invece un po' più generale. Mi piace ricordare che la nostra esperienza nasce con il Tribunale per i diritti del malato proprio sul diritto al cibo, e in particolare sul diritto a un pasto caldo e sul diritto al cibo come pezzo essenziale anche del percorso di cura delle persone che erano in ospedale. Quindi da questo punto di vista, diciamo, e parliamo di ristorazione collettiva, quindi parliamo di qualcosa che riguarda le scuole ma anche altri ambiti, ci sentiamo di seguire un percorso che parte da lontano. Invece il riferimento storico che volevo fare un po' più in generale riguarda la funzione che la ristorazione collettiva, in particolare nelle scuole, ha avuto fin dal principio. Perché la ristorazione collettiva è nata nelle scuole come strumento di lotta alla povertà, per impedire che i bambini poveri restassero senza cibo. E questo riferimento, secondo me, non possiamo dimenticarlo in un momento in cui il tema delle disuguaglianze e il tema della povertà, che non riguarda più le categorie tradizionali di persone, no? Si parla spesso di nuove povertà, si impone nella nostra epoca con una drammaticità anche superiore a quella che ha avuto in altri momenti. Per cui da questo riferimento storico, secondo me, bisogna un po' ripartire, non spostarsi. Un tema che è caro a Cittadinanza Attiva e dal quale comincio, anche se non è principalmente quello di cui si è parlato stamattina, è il tema delle strutture scolastiche, e sappiamo che la mensa a scuola spesso non ha una struttura di riferimento, cioè in una scuola su 4 non c'è addirittura una mensa scolastica, quindi il cibo viene servito in ambienti che non sono quelli più idonei all'accoglienza dei ragazzi. Questo è
un dato che, ripeto, per noi che abbiamo anche l'idea di una scuola davvero bella, oltre che di una scuola sicura, è un dato che ci colpisce e sul quale bisogna lavorare. Prima il dottor Scasciotti diceva, se non sbaglio, che una parte del lavoro delle aziende che erogano il servizio, del compenso, va anche su aspetti che sono legati a una compartecipazione rispetto ai luoghi, all'accoglienza dei luoghi. Potrebbe essere un aspetto positivo, no? Lavorare per offrire non soltanto un servizio adeguato dal punto di vista dell'offerta del cibo, ma anche lavorare insieme in un'ottica di collaborazione e di interazione, quindi sia i dirigenti scolastici sia, perché no, le aziende erogatrici del servizio, per fare anche dei luoghi in cui si mangia, dei luoghi accoglienti, e questo è un aspetto da non trascurare. Però mi preme ritornare a quell'aspetto più legato alla lotta alle disuguaglianze e alla povertà, anche partendo dall'esempio di Torino, perché se vogliamo ragionare per paradossi, abbiamo parlato di una percentuale del 90 e del 10, no? Sono il 10% le famiglie che a Torino hanno deciso di non partecipare più, diciamo, all'offerta della ristorazione collettiva e di rinunciare al servizio. Però, ragionando per paradossi, mi verrebbe da chiedere se quelle stesse famiglie, in presenza di un cibo sicuramente di qualità, sicuro e con una tariffa più bassa e maggiormente calmierata rispetto a quella che in questo momento offre il Comune di Torino, avrebbero fatto la stessa scelta, e quanto di quel 10% invece sarebbe ritornato probabilmente ad usufruire del servizio collettivo. Ed è questo il vero nodo, perché se tutto il problema è la difficoltà delle famiglie a pagare il prezzo che viene richiesto, la tariffa che viene richiesta per quel servizio, allora la lotta che va fatta insieme è una lotta al caro mensa, più che un dibattito che rischia di diventare altrimenti troppo ideologico e troppo in punta di diritto, tra diritto individuale e diritto collettivo. Si rischia, se si va al cuore e alla sostanza del problema, cioè che le tariffe sono troppo care e che le famiglie non riescono a pagarle, si rischia poi di eliminare tutte le barriere ideologiche e di ritrovarsi su un terreno su cui si può lavorare insieme. Per lavorare su un terreno insieme, riprendendo un riferimento che faceva Marco De Ponte, bisogna soprattutto porre il problema del servizio mensa come di un servizio pubblico essenziale. E, coerentemente con le proposte che già Cittadinanza Attiva ha fatto nel suo rapporto, riconoscere che la mensa rientra nei livelli essenziali delle prestazioni. Anche in questo caso faccio un riferimento alla salute, che è uno degli altri ambiti di cui ci occupiamo. Quando nella sanità noi parliamo di livelli essenziali di prestazioni, con quella parola, con quell'aggettivo essenziali, non vogliamo intendere servizi ridotti al minimo, ma servizi essenziali nel senso di imprescindibili, nel senso che sono quelli che lo Stato ha il dovere di offrire e che devono essere offerti a tutti nello stesso modo. Essenziali quindi a garantire una situazione di uguaglianza e di uniformità nel diritto di avere quella cosa. E perciò essenziali non è assolutamente coniugabile con altro che non sia la qualità. Un livello essenziale di assistenza, un livello essenziale di prestazione deve essere necessariamente un livello di prestazione di qualità. Per cui la nostra prima battaglia comune, direi, deve essere sulla questione delle tariffe e su un calmieramento delle tariffe. La seconda battaglia deve essere sulla questione della qualità. Come si ottiene questa qualità? Gratuitamente? Attraverso il ricorso alla fiscalità generale? Come ricordava lo stesso Marco, ci sono delle modalità che vanno studiate e previste, una delle quali in sanità è la compartecipazione alla spesa attraverso i ticket, che fa sì che alcune persone partecipano, che altre che non hanno le stesse possibilità, che sono in situazione di povertà o di indigenza, siano comunque ritenute, come giusto che sia per un servizio pubblico essenziale, a carico della comunità.
L'idea di qualità porta con sé alcuni elementi di educazione al gusto, di educazione alimentare come parte integrante del percorso curriculare, che insieme agli amici di ActionAid e di Slow Food abbiamo tenuto molto in conto quando, in occasione della legge sulla buona scuola, abbiamo proposto che il tema dell'educazione alimentare diventasse un tema curriculare per quanto riguarda il percorso formativo dei ragazzi. E purtroppo la nostra iniziativa è andata a buon fine solo relativamente, e quindi stiamo molto puntando anche su queste nuove possibilità legislative che sono in discussione. Si è parlato della legge sulla ristorazione collettiva, che è una legge non ottimale ma che va nella strada giusta per quanto riguarda sia il riconoscimento del valore del cibo sia il riconoscimento della mensa come servizio pubblico essenziale. C'è un'altra legge, che un DDL fermo in settima commissione, fermo nel senso che non è neanche oggetto di discussione in questo momento, sul valore del cibo, quindi va molto nella direzione che prima diceva anche Francesca Rocchi. È molto importante che questi percorsi diventino per i ragazzi dei percorsi appunto curricolari, e da questo punto di vista l'esempio è tutto. Ovviamente se si fa tutto un ragionamento sulla qualità del cibo a mensa e accanto ci sono le macchinette che distribuiscono prodotti spazzatura, ovviamente i nostri ragazzi, anziché aiutarli in un processo di empowerment, come si potrebbe dire usando una parola inglese, e rischiamo un po' di confonderli, e quindi il messaggio da questo punto di vista deve essere chiaro, e così come chiaro deve essere il ruolo dei cittadini e dei genitori, in particolare in questo tipo di percorso, in tutto il processo di partecipazione. Per esempio, una proposta che Cittadinanza Attiva ha fatto a proposito della legge sulla ristorazione collettiva di cui parlavamo prima è che il ruolo e la partecipazione dei cittadini e anche degli utenti, di coloro che usufruiscono del servizio, sia a livello nazionale nella definizione delle linee guida, all'interno delle scuole, parta dal momento del bando e della redazione del capitolato d'appalto e arrivi poi al momento invece del monitoraggio della qualità del cibo offerto. Monitoraggio in cui, riprendo una cosa che diceva Alessio, devono essere coinvolti i ragazzi. È molto importante che chi usufruisce di quel servizio abbia anche la possibilità di dire che cosa ne pensa. Quindi, insieme ai genitori e ai docenti, ricordo che entrambi sono nelle commissioni mense, quindi riprendendo uno spunto di Francesca, si possono valorizzare i docenti già per il loro ruolo, Francesca Rocchi, scusate, all'interno delle commissioni mensa, e sia i genitori che i docenti sono all'interno delle commissioni mensa. E quindi il problema della governance intesa come interazione tra tutti i soggetti coinvolti nella risoluzione del problema, se l'obiettivo comune è arrivare alla risoluzione del problema, anche in questo caso è il metodo che, come sapete, Cittadinanza Attiva da questo punto di vista ha sposato questo tipo di metodo. Proponiamo anche in questo caso il coinvolgimento, l'interazione, il dialogo tra tutti i soggetti che